Va bene. Quindi il nostro imputato viene, intanto, viene sentito 197 bis. Sì, Presidente, 197 bis. L'avvocato in aula? Difensore? Buongiorno, sì, avvocato Lazzaro Dorati in sostituzione dell'avvocato D'Urso, difensore d'ufficio. Ho dato la nomina sostituto al Bene, cancelliere. possiamo far accomodare. Prego, signor Vinci Guerra, si accomodi in quella sedia. Quella sedia lì. Si accomodi bene. Via. Vicino al microfono, per favore, grazie. Bene. Allora, lei, siccome il processo viene ripreso dalla televisione, ha diritto a non essere ripreso. Se invece è indifferente. No problema. Va bene. Allora, consente alle riprese, ci può dire come si chiama lei? Vincenzo Vinci Guerra, nato Nato? a Catania il 3 1949. gennaio 1949. 49. Allora, siamo tutti d'accordo che il signor Vinci Guerra, avendo reso dichiarazione sui fatti e di cui ci occupiamo, in relazione ai quali ci sono dei collegamenti probatori, viene sentito come imputato di reato connesso collegato testimone. Allora, in questa veste lei ha comunque facoltà di non rispondere per ciò che riguarda eventuali fatti di reato da lei compiuti, da lei realizzati. Per tutto il resto, ciò che riguarda terze persone, lei ha obbligo di deporre e di dire la verità, per cui la invito a leggere la dichiarazione del testimone. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Sì, ovviamente lei sa che c'è il suo difensore in aula che la può assistere in qualunque momento. E l'avvocato, ripete il nome? Certo, avvocato Lazzaro Zoratti del Foro di Bologna. Bene, d'accordo? Benissimo. Possiamo procedere. La parola al Procuratore Generale. Grazie, buongiorno, signor Vinci Guerra, buongiorno. Ecco, la prima domanda che le faccio è se può ricostruire temporalmente le date in cui lei è stato in Italia, poi è andato in Spagna, poi è tornato in Italia e poi è andato in Sud America. Perché poi le domande saranno fatte con riferimento a queste scansioni temporali nella sua vicenda. Dunque. Io sono stato in Spagna dall'aprile 74 a settembre 75. A settembre? 1975. Guardi pure la corte quando risponde e casomai se Sì, vuole. guardi noi così perché dobbiamo sentire noi molto bene. Ecco, se vuole. Penso che c'è il distanziamento sociale, la potrei togliere questo, no? Eh? Beh, col distanziamento sociale la potrei togliere. Diciamo che siamo costretti a toglierla perché dobbiamo sentire. Va bene. L'importante è sentire in questo momento. Lei si è vaccinata? Sì, spero. No, No? no, Com'è possibile? non lo ritengo opportuno, Non ha, è non lei lo che ha ritengo scelto di non necessario. farlo. Ah, va bene. Dunque, Guardi pure la corte quando risponde. fino a settembre 75, poi sono tornato in Italia, sono ritornato in Spagna a fine giugno del 76, sono tornato in Italia il 1 gennaio del 77. Sono andato in Cile a giugno del 77, da lì in Argentina e poi sono tornato in Europa nel febbraio del 79 a Parigi e qualche mese dopo qui in Italia. Qua in Italia. Bene. Ecco, senta, signor Vinci Guerra, lei
diciamo, si è assunto la responsabilità dei fatti di Peteano. Esatto. Esatto, ecco, se vuole riferire alla Corte, diciamo brevemente, quel fatto è conosciuto, però giusto per introdurre a quando risale e... In cosa consiste? Guardi, allora, l'attentato di Peteano risale al 31 maggio 1972. È stato fatto contro lo Stato. Contro lo Stato? Contro lo Stato, un atto di guerra contro lo Stato. E necessariamente contro lo Stato si deve colpire un'istituzione dello Stato, in questo caso l'Arma dei Carabinieri. Quindi in quell'attentato sono morti tre carabinieri. Per conto di chi? Per conto di chi l'ha fatto? Non l'ho fatto per conto mio. L'ha fatto per conto suo? Esatto. Ecco, lei non ci sono mandanti ed organizzatori in quell'attentato. È stato fatto all'insaputa di tutto l'ambiente dell'estrema destra. Tutto l'ambiente? Dell'estrema destra, sia veneta, sia italiana. Ecco, senta, questo avviene il 31 maggio 72, su questo lei si è assunto la sua responsabilità, invece l'altro episodio per cui lei ha riportato condanna è quello del dirottamento di Ronchi dei Legionari. Il dirottamento aereo di Ronchi dei Legionari, svolto il 6 ottobre 1972, aveva due finalità. Uno era autofinanziamento e l'altro era far operare alle corde vocali Carlo Cicuttini, che aveva telefonato ai carabinieri del 31 maggio del 72. Andiamo a poco. Vinci Guerra, per favore, siccome non si sente bene, c'è anche un po' di rimbombo, bisognerebbe che lei cercasse di parlare a voce un po' più alta. Vabbè, io cercherò, ma il tono di voce non è altissimo. No, guarda, ma la capisco molto bene perché ho il suo stesso problema, però per favore cerchi di essere comprensibile più vicino al microfono, un po' per la grazie. Allora, vuole ripetere la risposta perché non l'abbiamo percepito? La risposta è che il dirottamento aereo di Ronchi dei Legionari del 6 ottobre 1972 vigeva autofinanziamento del gruppo mio. Qual è il suo gruppo? Un gruppo di Udine. Persone che abitavano a Udine, era un gruppo circoscritto alla città, non era un gruppo su scala regionale, diciamo su scala cittadina. Non ho capito. Persone che facevano parte del gruppo di Ordine Nuovo. E permettere, trovare, diciamo, avere il finanziamento per consentire a Carlo Cicuttini di operarsi alle corde vocali, perché era stato lui il 31 maggio del 72 a telefonare ai carabinieri per portarle sul luogo dell'attentato. Beh, ci ritorniamo dopo. Beh, però mi scusi, mi scusi, prego, prego, lei prima ha detto l'ho fatto io da solo, adesso mi sta dicendo c'è un complice, aveva un complice. No, guarda, io non parlo di complici, vabbè, capisco, però è meglio che chiariamo una cosa, che sia ben chiaro. Io ho detto che l'ho fatto da solo perché è evidente che l'ho fatto con persone che agivano insieme a me, due. Per il trattamento aereo ho usato anche più persone che però non sono conosciute dalla magistratura italiana. Allora, non ho complice. Senta, torniamo un attimo a Peteano. Prego. Peteano, lei lo ha fatto insieme a Cicuttini o no? Sì, chiaro. Prima Carlo Cicuttini e Vanno Boccaccio. Ecco, Cicuttini, se vuole riferire che cosa fece esattamente Cicuttini nell'ambito dell'attentato di Peteano. Cicuttini telefonò ai carabinieri per attirarli sul luogo dell'attentato. Esattamente, per indirizzare i carabinieri sul luogo dove c'era la macchina che poi esplose. Esatto, che poi esplose. Poi lei ha parlato di Ronchi dei Legionari dicendo che è un fatto motivato da un'esigenza di autofinanziamento e di aiutare anche ovvio, di avere anche il denaro per far operare le corde vocali Carlo Cicuttini. Esattamente. Perché c'era la necessità di fare operare Cicuttini? Perché c'era questa necessità? La necessità c'era per il fatto che lui aveva telefonato ai carabinieri senza camuffare la voce. Quindi era perfettamente riconoscibile. Ci siamo, quindi doveva avere la necessità di cambiare la voce sostanzialmente, di fare un'operazione alle corde vocali per evitare per che si risalisse. Modificare. Perfetto. La voce.
Benissimo. Senta, lei in precedenza all'attentato di Peteano aveva fatto parte della struttura Ordine Nuovo? Guardi, io ero dal 68 reggente di Ordine Nuovo di Udine. Non ho capito. Era il reggente di Ordine Nuovo di Udine. Di Udine. Ecco, senta, vuole riferire quando entrò in Ordine Nuovo e com'era strutturato Ordine Nuovo, brevemente per chi non conosce. Guardi, io sono entrato in Ordine Nuovo che avevo 16 anni. Come dice, non ho capito. Sono entrato in Ordine Nuovo che avevo 16 anni. Mi sono trovato un'organizzazione che sembrava facesse una politica diversa, più attiva, più dinamica di quella del Movimento Sociale Italiano, sì, ma un'organizzazione esclusivamente politica. Questo è l'Ordine Nuovo che ho conosciuto io. Ecco, chi era a capo di Ordine Nuovo? Come era strutturato Ordine Nuovo? Beh, Ordine Nuovo, il capo era Piero Raut, sul, sì, piano nazionale. Nel Veneto era Carlo Maria Maggi. Chi era? Carlo Maria Maggi. Ecco, insieme a Pino Rauti c'era qualcun altro ai vertici della struttura di Ordine Nuovo? C'era Paolo Andriani, Giulio Maceratini, Rudino Fermonte, Paolo Signorelli. E Paolo Signorelli, questi, esatto, erano. A livello territoriale invece com'era organizzato, com'era strutturata Ordine Nuovo? A livello Nuovo? Territoriale, dovunque c'era un gruppo in ogni città, c'era Udine, c'era Trieste, Venezia, Mestre, Padova, Verona, il tutto faceva comunque capo a Carlo Maria Maggi. Ecco, allora andiamo per ordine. Soprattutto nel nord-est c'erano delle strutture di Ordine Nuovo. Lei vuole riferire diciamo anche i nomi, ha fatto anche i nomi delle persone che erano inserite nelle singole città. Se li ricorda? A Padova chi c'era? Guardi, a Trieste c'erano Franco Reame, Mario Portolan, Claudio Bressan, sì? A Padova c'era un certo Verlo che mi ricordo io, c'era Franco Freda, Aldo Trinco, a Mestre c'era Adelfo Zorze, Martino Siciliano, queste le persone che ora ricordo. Io ne ho colpiti solo alcuni. Allora, ha detto Franco Freda, Martino Siciliano, poi? No, c'era un certo Merlo, di cui non ricordo nemmeno il nome, ma era un attivista così di base. Di questo? Di chi sta parlando? Sto parlando di questo Merlo che ho citato ora. Ma era un giovane attivista. Come si chiama? Merlo? Non so chi sia. Era un giovane attivista. Sì. Merlo. Questo è il nome. A Verona chi c'era? A Verona c'era Roberto Besutti. Senta, Elio Massagrande. Almeno io guardo le sue labbra e così capisco. C'era Roberto Besutti e Elio Massagrande. Marcello Soffiati c'era a Verona? Certo, a Verona c'era Marcello Soffiati. A Venezia? A Venezia Carlo Maria Maggi. Gastone Romano. Del Pozzordi c'era a Venezia? Del Pozzordi lo collocavo, sì, collocava a Mestre. Lei ha fatto anche il nome di Giancarlo Vianello all'epoca. C'era anche Vianello, sì. C'era pure Vianello. A Trento chi c'era? Di Ordine Nuovo credo che fosse un certo Troccole. Non ho mai avuto rapporti con loro. Nel verbale del 9 agosto fece il nome di De Ecker Cristiano. De Ecker non era di Ordine Nuovo. De Ecker era di Avanguardia Nazionale. Io leggo quello che ha riferito lei al suo tempo. Sì, ma... Evidentemente parlavamo di altro. Forse parlavamo di collaboratore all'estrema destra con i servizi segreti. Guardi. Perché De Ecker era di Avanguardia Nazionale, Mario Ricci era di Avanguardia Nazionale. Benissimo, ok. Lo precisiamo perché io le leggo il verbale 9 agosto 84 CI Bologna, indicava una serie di obiettivi facente parte di Ordine Nuovo in rapporto di collaborazione con gli apparati dello Stato. Ecco. Due punti. Adesso ci arriviamo ai collegamenti con gli apparati. A Udine chi c'era, oltre lei? A Udine c'ero io, Carlo Cicuttini, Ivano Boccaccio, sì? E altre persone che non ho mai identificato e non identificherò nemmeno oggi. Cesare Turco? Cesare Turco.
C'era anche Cesare Turco? C'era anche Cesare Bene. Turco, sì. Ecco, per la conoscenza della Corte, Ivano Boccaccio rimase ucciso in occasione della vicenda del dirottamento di ronchi dei legionari. Esatto, è rimasto ucciso in quell'occasione. Ecco, senta, questo per quanto riguarda il Nord-Est, invece per quello che riguarda il Centro Italia, no, lei prima ha fatto riferimento a dei gruppi, diciamo, al vertice della struttura. A Roma chi c'era? A Roma? Sì. A Roma l'elemento che ho conosciuto io più di spicco, sul piano attivistico, era Paolo Sicorello. Poi, come ho detto prima, c'era Pino Raute, Paolo Andriani, Giulio Maceratini, Rutilio Sermonte e altri che in questo momento mi sfuggono, insomma. Ho capito, quindi c'era il gruppo, diciamo, Il gruppo dirigente nazionale era questo. A Bologna si ricorda chi c'era? Se non si ricorda non si preoccupi, c'ho il verbale davanti, quindi lo posso ricordare e sollecitare la sua memoria. Ho conosciuto una persona di Sesto Marcone. Allora, lei fece il nome di Luigi Falica. Luigi Falica non l'ho mai conosciuto, però sapevo che era inserito nell'ordine nuovo. Esattamente. Poi prenderemo poi un episodio di Via Sartorio. A Ferrara? Claudio Orsi. Chi ha detto? Claudio Orsi. Claudio Orsi. 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 Orsi Claudio. Ecco, senta... Lei ha fatto questi nomi rispetto all'Associazione Ordine Nuovo e a quei soggetti che appartenevano a Ordine Nuovo. Lei a un certo punto perché si allontana da Ordine Nuovo? Che cosa scopre o che cosa sospetta? Guardi, io faccio questi nomi, per essere chiari, collocandole fra quelli che collaborano con i servizi segreti e gli apparati di sicurezza dello Stato. D'Ordine Nuovo c'è prima c'è il rientro dell'Ordine Nuovo nel movimento sociale italiano, siamo nel dicembre del 1969. Sì. Quindi si crea, diciamo, una certa situazione, un po' di disagio, però ho mantenuto i miei legami con Maggi, ad esempio. Mi allontano da Ordine Nuovo quando nell'estate del 6 luglio del 71 Carlo Maria Maggi mi propone di uccidere Mariano Rumoro. Di uccidere? E me lo propone, e però l'errore... Aspetta che c'è il Presidente che le fa... Vada con calma. Di uccidere Mariano Rumoro. Va bene. Al momento... Aspetta, adesso glielo faccio raccontare. Mi segua perché altrimenti perdiamo il filo e siccome la storia è complessa e si fa fatica. Quindi... La domanda era questa, lei esce per quale motivo? Io esco proprio perché in quella proposta c'era anche la certezza che sarei stato, diciamo, aiutato dalla scorta del Ministro dell'Interno, allora era Ministro dell'Interno, Presidente Mariano Rumoro, aiutato dalla scorta. A quel punto lì appare evidente che Carlo Maria Maggi e Delfon Zorzi erano insieme, non erano certo... pure rivoluzionari. Guardi la Corte. Non erano pure rivoluzionari. Non si uccide una personalità dell'importanza di Mariano Rumoro con l'aiuto della sua scorta. C'erano evidentemente legami che io non conoscevo. Da quel momento ho preso le distanze. Benissimo. Quindi il motivo è questo, cioè la collusione. L'episodio scatenante è questo di Mariano Rumoro. Ecco, vuole riferire nel dettaglio dove avvenne questa, chi fece questa proposta di uccidere Mariano Rumoro, dove avvenne, per quante volte le fecero questa proposta? Guardi, la proposta venne fatta nel luglio del 1971, in coincidenza con la scarcerazione di Franco Freddi e Giovanni Ventura, che erano stati scarcerati proprio quel mese, ovviamente non ricordo il giorno. Carcerazione o scarcerazione? Scarcerazione. Vengono scarcerati, erano stati arrestati dal giudice Giancarlo Tiso, credo nell'aprile del 71, vengono scarcerati nel mese di luglio del 1971. E quello è il momento in cui Maggi, Carlo Maria Maggi e Delfon Zorzi mi fanno questa prima proposta. La proposta poi viene ripetuta nell'autunno del 71, non ricordo ora il mese, e per l'ultima volta viene ribadita nei primi mesi del 1972. Bene,
Questa proposta dell'omicidio di Mariano Rumor lei la declina, la respinge, non l'accetta. Io non posso partecipare a un'operazione con la scorta del ministro, non avrei creduto in quello che dicevo di credere. Ecco, perché dove doveva avvenire l'omicidio Rumor? All'interno della villa di Mariano Rumor. Che abitava dove? A Vicenza. A Vicenza. Esatto. Quindi lei fece presente questa certezza di essere arrestato perché c'era la scorta? No, io non feci nessuna certezza, perché se la scorta mi avrebbe, io ho creduto che la scorta avrebbe facilitato il mio ingresso nella villa, ma ho sospettato che si sarebbe invece accorta all'uscita. Sì. Un rivoluzionario, un giovane rivoluzionario morto, di poco più di 20 anni, sarebbe stato molto comodo per aprire e chiudere un'inchiesta. E chi aveva deciso l'omicidio di Mariano Rumor aveva conseguito interamente sul risultato. Nel tutto chiaro, chiarissimo. Bene, quindi questo fatto che diciamo avviene tra la fine del 71 e l'inizio del 72 le dà quella consapevolezza di uno stretto legame tra Ordine Nuovo e apparati dello Stato. Benissimo. E per questo motivo che lei prima ha detto Peteano l'ho fatto da solo, è una guerra, è un'azione contro lo Stato, un'azione di guerra contro lo Stato. Esatto, nel momento in cui agisco, decido di agire contro lo Stato, non mi rivolgo certo a Carlo Maria Maggi e a Del Pozzolo. Di conseguenza agisco e opero totalmente da solo, sia nel caso di Peteano sia nel caso del dirottamento aereo di Ronchi Regionale. Bene. Ecco, senta. Maggi era la responsabile del Triveneto per era Ordine l'ispettore Nuovo. Triveneto, sì. Ecco, e si interfacciava con i vertici di Roma, cioè Rauti e Signorelli? Signorelli e ovviamente Pino Rauti. Benissimo. Ecco, senta, per quanto riguarda la persona di Maggi, le chiedo questo, Maggi le cedette mai dell'esplosivo? Aveva a disposizione dell'esplosivo e glielo cedette? Sì, Maggi aveva a disposizione. Vuole riferire questo episodio alla corte? Dell'esplosivo che veniva detto da lui, dalla Jugoslavia, che era un esplosivo molto potente, quello che mi diede, disse che bisognava pagarlo, quindi lui disse che ha pagato 10.000 lire, 10.000 lire ce l'ho messa io, 20.000 lire, che per farlo esplodere servono almeno 2 detonatori. Però io questo esplosivo non l'ho mai utilizzato, perché lo diede a Carlo Cicuttini da tenere. Cicuttini evidentemente, sapendo che l'esplosivo ha una potenza inusitata, mi disse di averlo nascosto in un campo e poi in questo campo era passato un trattore, per cui si era persa la possibilità di usare questo esplosivo. Ecco, si ricorda in che epoca avvenne questa cessione di esplosivo da parte di Maggi? Grosso modo. Siamo praticamente a cavallo fra il 70 e il 71. Ecco, sempre in questa fase, ricorda se Maggi le propose di fare una strage all'autogrill Cantagallo? Sì. Vuole riferire però, quando avvenne il motivo di questa proposta? Questo fu successivo. Il motivo della proposta era stata la contestazione che Almirante aveva subito in quell'autogrill. Cioè? Era stato contestato dai camerieri, dal personale, si erano rifiutati di fornirgli, credo, il mangiare, il pranzo. E questo fu oggetto di conversazione nel corso di una riunione che si porse a mezzo, nel quale io presento. Proposta da Maggi mi chiamò da parte e mi disse: perché non mettiamo una bomba all'autogrill, tanto se la prendono con i missili e non se la prendono con noi. La risposta con Maggi: io non faccio il macellaio. Maggi io? Non faccio il macellaio, non concepisco l'attacco ai civili. E quindi diciamo rimando al mittente questa proposta. Chiaro. Ecco, senta, ci fu anche un altro episodio che confermò
la sua convinzione di uno stretto legame tra Ordine Nuovo e apparati dello Stato, e faccio riferimento a Cesare Turco, a un episodio avvenuto poco prima che lei andasse in Spagna. Cesare Turco. Se vuole riferire chi è Cesare Turco e qual è l'episodio che in qualche maniera... Cesare Turco era un militante di Ordine Nuovo di Udine. Ci siamo conosciuti che lo ha 14 anni, io 16 anni, eravamo dei buoni amici, avevo svolto anche un po' di attività normale, diciamo, volantinaggi, manifestazioni, nulla di più. Poi si sposta, prima conosce Del Fonsorzo, che gli confida di essere in contatto con un altissimo funzionario del Ministro dell'Interno. Sì. Ci arriviamo dopo a questa, blocco turco, perché vedo che il ragazzo purtroppo aveva preso bene in mente questa idea. Poi però Turco si sposta a Roma e lì conosce Paolo Signorelli. Conoscendo Paolo Signorelli succede questo fatto: io vedo Turco esattamente il giorno in cui sono partito latitante, quindi lo vedo il 31 marzo, il 1 aprile 1974 a Roma. Lo trovo l'amico di sempre. Siamo stati un'oretta insieme a parlare. Rivedo Turco nel 76 in piazza Indipendenza, vicino al palazzo dei Marescialli, mentre faceva la scorta a quello che mi è sembrato riconoscere il ministro Bonifacio. Praticamente Turco. Riconoscere come chi? Il ministro della giustizia Bonifacio. Praticamente Turco, a mia totale insaputa, ma tramite Zorze, Pacchini, Signorelle, si era arruolato. Io dico servizi segreti perché non ho mai saputo il corpo di polizia attraverso quale lui è passato, se era pubblica sicurezza, se era arma di carabiniere, ma certo praticamente nei servizi di sicurezza. Ecco, senta, in precedenza a questo episodio che avviene nel 76, quindi nella fascia, in quello spazio temporale in cui lei torna dalla Spagna in Italia, esatto, prima di ritornare in Spagna, ha fatto cenno prima a un episodio invece del 74, quello relativo a Delfo Zorzi e all'amicizia e allo stretto legame tra Delfo Zorzi e un alto funzionario del Ministero degli Interni. Finire la domanda, chiedo scusa, se no si accavalano le voci. Ecco, vuole riferire questo episodio, questa conoscenza che le viene resa nota tra Delfo Zorzi e l'alto funzionario. Quando avvenne, dove avvenne, in che circostanze? Ecco. Guardi, ora i miei ricordi sul quando non possono essere precisi. Comunque avvenne a Mestre, a casa di Delfo Zorzi, sì, presente Zorzi ovviamente, Cesare Turco. Era presente Delfo Zorzi? Certo, sì? Fu Cesare Turco a indicarmi Delfo Zorze, dicendo: sai, lui è amico di un altissimo funzionario del ministro dell'interno, a chi risposta mi fa piacere per lui. Chiuso il discorso. Cosa ha detto l'ultima frase? Mi fa piacere per lui. Ecco. Chiuso il discorso. Poi Turco cercò di riprenderlo sotto altra forma quando eravamo da soli a Udine. Ecco, le disse anche chi era questo altissimo funzionario del ministero degli interni? No. Lei lo seppe d'altra via chi era Io ho saputo poi che era il viceprefetto San Paolo e Pigliocca Antonio. Come detto? Viceprefetto San Paolo e Pigliocca Antonio. Ecco. Per la Corte il viceprefetto San Paolo è quello che ha nominato questa mattina il professor Giannulli come presente alla riunione, al convegno di Parco dei Principi. In realtà Zorzi era in contatto con Umberto Federico D'Abate. Ecco, adesso ci arriviamo, non è finito questo argomento. Ecco. Allora, lei nel verbale del 3 marzo 1993 reso al dottor Salvini, al giudice istruttore di Milano, dottor Salvini, esordisce così: posso dire che un episodio centrale a riprova dei collegamenti tra Ordine Nuovo del Veneto e apparati dello Stato è rappresentato dall'arruolamento di Delfo Zorzi da parte dell'allora questore di Venezia Elvio Catenacci, così esatto, come mi ha raccontato Cesare Turco. Esatto. E poi racconta anche l'episodio che causa questo arruolamento. Se lo ricorda? Qual era?
Zorzi viene arrestato, avete in casa un certo quantitativo di esplosivo. Esatto. A seguito di questo arresto da parte della polizia, Zorzi rende un verbale non soltanto confessorio, ma facendo anche dei nomi, raccontando determinati fatti e circostanze. E quello è il momento che risulta a me che viene, diciamo, coputato in questa struttura, col ruolo all'inizio evidentemente di informatore, garantendo l'impunità. Cioè, questo quando avviene? Questo avviene nel 1967. 67-68. Esatto, Presidente, produrremo anche la vicenda giudiziaria relativa a questo arresto di Zorzi, che poi se la cavò con pochi mesi per questa storia. Ecco, nel prosieguo lei che ha riferito che Zorzi venne poi convocato da Catenacci, se lo ricorda? Guardi, io so soltanto che quello che mi è stato detto da Cesare, chi è arruolato del Zorzi è il mio Catenacci, il questore è il mio Catenacci. Poi, molti anni dopo, ho letto, non ho saputo, ho letto che il mio Catenacci era addirittura amico di famiglia di Del Zorzi. Era amico di famiglia, intimo amico del padre di Del Zorzi. Non lo so se risponde al vero. Comunque, per quanto ne so io, fu lui ad arruolare Del Zorzi. Esatto. Ecco, lei riferisce anche in questo dato, da avvenimenti successivi è ovvio constatare che Delfo Zorzi, pur restando ufficialmente un militante neonazista, si inserì nell'apparato informativo del Ministero dell'Interno. E via. Sì, certo. E prosegue, ricordo la sua conoscenza col viceprefetto San Paoli e ricordo che di lui ha dimostrato di possedere il prefetto Federico Umberto D'Amato. Umberto Federico D'Amato. Però ecco, questo diciamo rapporto è emerso poi dopo. E se vuole riferire allora in che circostanze, quando lei apprende di questo legame tra D'Amato e Zorzi? Allora, per quanto riguarda il prefetto Umberto Federico D'Amato, ripeto, questo è messo già anche nell'audio del processo di Venezia, quando Umberto Federico D'Amato dichiarò di ricordarsi del Zorzi, di averlo conosciuto nell'ufficio del prefetto San Paolo Pignon Cantorio 16 anni prima. Un po' strano che un personaggio del calibro del prefetto si ricordi di uno studente universitario conosciuto 16 anni prima nell'ufficio del viceprefetto Giampaolo San Paolo Pignon Cantorio. Poi c'è anche il fatto che i racconti che mi fece Cesare Turco su questo personaggio di cui non mi diceva il nome, io poi ho trovato conferma addirittura nel libro autobiografico che ha scritto Federico D'Amato, Benvenuto Sia. Quindi è chiaro che in realtà c'era sicuramente ovviamente il rapporto col prefetto San Paolo Pignon Cantorio, ma soprattutto era con Umberto Federico D'Amato. Faccio anche presente che il ministro degli interni mentì alla Corte d'Assise di Venezia sul conto del prefetto San Paolo Pignon Cantorio. Omise infatti di dire che costui era abilitato all'epoca a trattare due fonti informative. Si limitò a dire che era capo dell'ufficio stampa. Basta. In realtà no. Era abilitato a trattare all'epoca due fonti informative. Due fonti informative. Questo, se infatti lei lo riferisce, e sarebbe stata la prossima domanda, lo riferisce al dottor Salvini nel verbale del 3 marzo 1990. Corte d'Assise di Venezia, in quale processo? A processo per l'attentato di Peterno. A processo per l'attentato di Peterno. Peterno. Ecco, senta, a seguito di queste due vicende fondamentalmente, la prima di Rumor e la seconda di Delfo Zorzi, quella che ha appena raccontato, siamo nel 74, accade un fatto per cui lei si trasferisce in Spagna. Vuole riferire che cosa accade e perché lei se ne va fondamentalmente? Accade che vengo praticamente citato dalla Procura della Repubblica di Gorizia, sì, indagato per il dirottamento aereo di Roma regionale. A quel punto lei,
prevedendo l'esito, inevitabile a mio avviso, cioè sarebbe seguito un mandato di cattura, quindi mi sono trasferito dall'Italia in Spagna. Mi sono reso, diciamo, latitante prima ancora che venisse spiccato. Perché lei dice che era inevitabile quell'esito? Beh, diciamo che gli elementi di prova sulla responsabilità di Carlo Cicottini ce l'avevano. Quindi inevitabilmente avrebbero coinvolto anche me. 74. Quindi lei sostanzialmente, diciamo, capì l'imbeccata da quello che sta dicendo. Cioè? Per lei, dice, lei si lasciò l'Italia perché capì che stava per essere arrestato per la vicenda di Ronchi dei Legionari. Mi è parso abbastanza evidente anche dal comportamento del procuratore della Repubblica di Gorizia, Bruno Pascoli. Molto ostile. Procuratore di Gorizia? Bruno Pascoli. Bruno? Pascoli. Che lei conosceva? No, ho avuto modo di incontrare nel corso dell'interrogatorio. Lui è giudice istruttore. Prima... Mentre era ancora libero? Sì, 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 quando venne citato per essere interrogato e poi iniziato il reato. Quindi ci andò all'interrogatorio? Sono stato interrogato come testa e alla fine dell'interrogatorio sono stato indiziato di reato. È stato? Indiziato di reato. Per Ronchi dei Legionari? Per Ronchi dei Legionari. Bene. Sì, sì. Sì, l'ha detto prima che non ti ho fatto... Ecco, diciamo, prima di passare alla vicenda spagnola che poi dopo ci illustrerà, Ronchi dei Legionari, se vuole riferire alla Corte il fatto proprio di che cosa si trattava, di un dirottamento di un aereo? Un dirottamento aereo, direi, un dirottamento di un aereo civile, che doveva praticamente servire, dove avevamo chiesto un riscatto di 200 milioni di lire. Che finì come questo dirottamento? Finì con un errore fatale di Ivano Boccaccio, che non doveva rilasciare il passeggero. Invece, diciamo, il ragazzo ovviamente si è emozionato in cambio del carburante che non serviva. Ha rilasciato il passeggero, ma non sapeva che nella cabina di pilotaggio c'era un finestrino apribile, era, diciamo, un fatto totalmente segreto, apribile, che permetteva ai piloti e allo steward di scappare. Quindi mentre lui lasciava i passeggeri, i piloti e lo steward sono fuggiti e lui è rimasto da solo. A quel punto la conclusione è stata inevitabile. Quando la polizia ha attaccato, lui ha risposto al fuoco, c'è stato lo scontro al fuoco e Ivano è morto, Ivano Boccaccio è morto. Ecco, senta, quindi lei si reca in Spagna, siamo nell'aprile del 1974, in Spagna ha modo di conoscere Stefano Delle Chiaie. Esatto. Vuole riferire alla Corte le modalità con cui entra in contatto con Delle Chiaie? Entra in contatto con Delle Chiaie quando arriva a Barcellona, lui torna da Sud America, però 4 giorni dopo ci siamo conosciuti ed è iniziato un rapporto che si è trasformato in amicizia. In quel frangente lei ebbe modo di assistere a un incontro in Spagna tra Delle Chiaie e Maggi? Sì, sì. Ecco. Dica alla Corte, racconti questo episodio alla Corte, che cosa poi comporta per le sue scelte? Perché quando ci fu una cena a Barcellona, Plaza e Catalunya, qui partecipammo io, Maggi, Stefano, Delle Chiaie. E a un certo punto, di fronte a Stefano Delle Chiaie, cioè Stefano Delle Chiaie chiese a Maggi conto di quello che diceva sul suo conto, cioè che era un confidente del ministro dell'Interno. Maggi gli rispose: ho obbedito agli ordini di Raute e di Signorelle. A quel punto mi sono sentito in dovere di chiedere a Stefano Delle Chiaie di entrare io in Avanguardia Nazionale. Questo è il momento, diciamo, in cui si salta il rapporto. Perché lei lo ritiene Delle Chiaie invece esterno ai giochi di potere, insomma. Beh, io in quel momento, per anni ho sempre creduto, ho dato fiducia a Stefano Delle Chiaie, altrimenti non avrebbe avuto senso. Ecco, la risposta di Maggi ha detto: ho dovuto eseguire ordini dell'alto. Scusami, ho
ho obbedito, no, ho obbedito agli ordini di Rauti e di Signorelli. Quindi l'alto era Rauti e Signorelli. Quindi l'accusa a delle chiaie di essere un confidente del ministro dell'interno, dice Maggi, in mia presenza, veniva da Rauti e da Signorelli. La diffondeva per controllo. Bene, senta, poi lei ha detto alla Corte che in quel momento e per molti anni ha dato fiducia a Stefano delle Chiaie. Chiaro. Adesso facciamo un salto in avanti per poi ritornare indietro. Quando è che finisce questa fiducia e di che cosa lei si accorge? Beh, non è che mi accorgo di un qualcosa di specifico. O prende atto, ecco. Non mi accorgo di qualcosa di specifico, non c'è un fatto specifico. C'è il fatto che ovviamente quando io ho assunto la responsabilità dell'attentato ipetiano, del trattamento dei giornali, io ho iniziato una ricostruzione storica che vedeva la collusione fra organizzazioni tipo Ordine Nuovo, personaggi come Carlo Maria Maggi, Paolo Signorelli e altri personaggi citati che collaboravano, informatori o forse qualcosa di più, dei servizi segreti, l'ho fatto anche per difendere Stefano Delle Chiaie e Avanguardia Nazionale. Ecco, si fermi. Intanto collochiamo nel tempo quando è che lei si assume la responsabilità di Peteano. Giugno 1984. Giugno 84, dinanzi al giudice Casson. No, dinanzi al giudice di Bologna, anziché Castaldo, il dottor Casson è stato inserito dai servizi segreti, perché ho mandato un telegramma ai giudici di Bologna, Castaldo e Zincane, sì. E il telegramma, il calcio di Spoleto, l'ha mandata al giudice Casson. Ecco, l'ha mandata a chi? A questo per essere preciso. Guarda, a chi l'ha mandato il telegramma? Ho mandato un telegramma ai giudici di Zincane e Castaldo, perché io l'avevo incontrato tempo prima e mi hanno detto, se lei ci ripensa a fare, diciamo, un qualcosa per portare, perché per dimostrare che effettivamente sono i servizi segreti che sono contro di voi, ce lo dica. E quindi io a Spoleto ho fatto un telegramma ai giudici Zincane e Castaldo chiedendone conto. Il telegramma, invece che ai giudici Zincane e Castaldo, è stato portato al giudice istruttore Felice Casson, il quale in questo modo ha avuto il pretesto per combinare un incontro a tre, Casson, Zincane, Castaldo e io. Bene, il 20 giugno 1984. E lei a quel punto non ha parlato o ha parlato lo stesso? No, il 20 giugno ho fatto soltanto la premessa. Poi il 28 giugno, visto che il giudice era trovato l'inchiesta da Casson, mi sono assunto la responsabilità dell'attentato di fronte a Casson. Ecco, senta, la motivazione la vuole ripetere? Cioè lei si assume la responsabilità di Peteano, ma c'è un'esigenza fondamentale di difendere, denunciare i rapporti di Ordine Nuovo. Mi faccia finire per cortesia, perché se ci accavalliamo poi non si capisce nulla. Stavo dicendo, aveva questa duplice esigenza, da un lato di definire i rapporti tra Ordine Nuovo e gli apparati dello Stato e dall'altro di difendere Stefano Delle Chiaie dalle accuse di strage e dello stragismo in Italia. Questa è la motivazione. Guardi pure c'è un fatto ben preciso. Io mi assumo la responsabilità dell'attentato di Peteano, perché ovviamente non credo che si possa iniziare una battaglia di verità tacendo su ciò che si è fatto. Come ho avuto modo di ripetere, appena, lo stragismo, il massacro dei civili a partire dallo Stato. Io sì, ho ucciso, ma uomini, militari, in un posto isolatissimo. Io non ho mai tentato, ho sempre disprezzato chi ha ucciso nelle stazioni ferroviarie, nelle piazze e sui treni. Mai fatto, mai nemmeno ipotizzato un fatto del genere. Quindi la distinzione è netta. Chi ha operato per lo Stato ha colpito nel mucchio, anche perché gli intendimenti erano ben diversi. Io ho colpito lo Stato nelle persone che sono i rappresentanti in divisa. Quindi la divaricazione è totale. Mentre questi altri hanno colpito chi? Civili?
chi ha operato per lo Stato, e questo anche che mi interessava affermare, ha usato le stragi come metodo di lotta politica per favorire i governi, per favorire i centri di potere che volevano la proclamazione dello stato d'emergenza. La strage è uno dei momenti in cui un governo può adottare misure severe, ottenendo ovviamente il consenso della popolazione, perché le persone accettano di perdere determinate libertà o avere minore libertà e maggiore sicurezza. Però se mi posso inserire... Prego, certo. Però se questa strategia che lei ha detto contro la quale si è... alla quale si è opposto, tuttavia serviva a instaurare un regime che era conforme alle sue idee. No, guardi, la destra non è mai esistito il neofascismo, è sempre esistito una destra. La destra è l'antitesi del fascismo. La destra è l'antitesi del fascismo. Ideologicamente il fascismo ha sempre rigettato l'accusa di essere di destra, a partire da Benito Mussolini. Non a caso Benito Mussolini, l'ultimo giorno della sua vita, disse: è la borghesia, la rovina dell'Italia è stata la sua borghesia. Quindi la destra ha niente a che fare. Quindi qui ha operato una destra che si è schierata con lo Stato per lottare contro il comunismo. Si è posta alle dipendenze dello Stato, ha favorito lo Stato per creare praticamente le condizioni per una democrazia, non uno Stato fascista, una democrazia autoritaria, sullo stile tedesco, non greco e non spagnolo, sullo stile tedesco, perché gli Stati Uniti non hanno mai permesso all'Italia di diventare una Grecia, né mai in questo paese ci sono stati militari in grado di fare un colpo di Stato, a prescindere da questo. Quindi non c'è mai stato nessun tentativo di fare un regime più o meno fascista. Però i comunisti lì che sono... Era una battaglia anticomunista, lo Stato era anticomunista. E non era anche la sua una battaglia anticomunista? Certo che era una battaglia anticomunista, come no, io ho sempre fatto una politica attiva contro il comunismo. E allora perché lei si è voluto distinguere, visto che avevate un nemico comune? Perché vede che il nemico principale non erano i comunisti. I nemici principali erano quei partiti e quelle forze che si erano asservite agli Stati Uniti d'America, perché è questa potenza quella che comanda l'Italia, non è il Partito Comunista o l'Unione Sovietica. Se noi siamo ancora oggi una nazione priva di sovranità, priva di indipendenza nazionale e, mi consenta, di dignità nazionale, è perché siamo agli ordini degli Stati Uniti d'America. Va bene. Ecco, quindi tornando al momento in cui lei aveva dato fiducia e a un certo punto perde questa fiducia in Stefano Recchiai, io le ho chiesto quando è che accade questa cosa. Accade nel tempo. Quando io comincio a vedere, le parlo dell'autunno dell'87, che quelli di Avanguardia Nazionale, non dico che mi appoggiano, perché non mi attendevo il loro sostegno, però prendono le distanze. Prendono le distanze dalla sua scelta? Chiaro, dalla mia scelta. Okay. Prendono le distanze da quello che dico. Esatto. Da quello che dico. E allora comincio praticamente purtroppo a pensare che non era vero che fosse solo ordine nuovo colluso, che lo fosse anche a Manuel. Parli forte che non si sente. E rivedo un po' determinati episodi che in passato avevo giudicato non determinanti per farmi cambiare opinione. Quindi, se ben capisco, la sua scelta rispetto alla quale lei sia... Allora, Vinci Guerra, se ho ben capito, la sua scelta di fare chiarezza... Sì. E in forza della quale lei si assume la responsabilità di Peteano e affronta il processo, non viene in qualche maniera sposata da quelle persone da cui lei si aspettava appoggio? No. Queste persone, a poco nel tempo, prendono le distanze da questa scelta. Ecco.
C'è una data particolare che è il 23 marzo 1987. Che cosa accade in quel giorno? Accade un fatto che secondo me era fu determinante. Cioè, Stefano De Recchiaia viene arrestato a Caracas. Sì. Il giorno in cui inizia il processo a Venezia per l'attentato di Petiano, lo stesso giorno viene arrestato a Caracas Stefano De Recchiaia. Dopo l'ammiraglio Fulvio Martini dirà è stato arrestato su mio ordine, su mia richiesta. È stato arrestato. Su sua richiesta? Richiesta dell'ammiraglio. L'ammiraglio Martini, direttore del segreto militare, rivendicherasse il merito di aver fatto arrestare Stefano De Recchiaia. Esattamente il giorno in cui inizia il processo di Petiano, perché il servizio segreto militare, ma molto probabilmente anche il ministro degli interni, imputavano evidentemente a Stefano De Recchiaia parte del patrimonio conoscitivo che io dimostrò di avere, ritenendo che fosse frutto delle sue confidenze, e quindi la cosa migliore era farlo tornare in Italia e farlo smentire da lui stesso. E farlo? Farlo smentire, creare una contrapposizione a quello fra che lei mette, chiaro, fra me e Stefano. Stefano infatti non ha mai appoggiato apertamente quello che dicevo. Si è tenuto ai primi tempi neutrale, ma non si è mai sbilanciato. Salvo dopo, in via indiretta, ostacolare quello che facevo. E quello che lei diceva. Questo purtroppo è stato una conferma che avevo riposto fiducia nell'amico sbagliato. Ecco. Quindi a questo punto lei equipara Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale. Cioè, esatto. Non vede più nessuna differenza delle due strutture rispetto agli apparati dello Stato. Esatto. È così? Esatto. Cioè, come ha ritenuto, e poi adesso vedremo nel dettaglio i singoli rapporti, la struttura Ordine Nuovo organica da parte dello Stato, alla stessa maniera pensato per Avanguardia Nazionale. Esatto. Esatto. Senta, lei questo lo ha in qualche maniera evidenziato a Stefano De Recchiaia? Gliel'ha mai detta questa cosa? No, io Stefano De Recchiaia non l'ho incontrato una volta a Venezia, quando fece venire, quando venne a testimoniare su mia richiesta, per affermare la mia responsabilità in quell'attentato. Lo feci citare come testimone, Stefano De Recchiaia venne e la confermò questa responsabilità. Quindi lei l'ha chiamato come teste a conferma della sua confessione. Esatto, chiaro, a conferma della mia assunzione di responsabilità, esatto. De Recchiaia fece giustamente, confermò questa responsabilità, perché capì che non l'avevo fatto citare per smentirla. Capì ovviamente che doveva confermarla e la confermò. Poi parlavo, diciamo, pochi minuti dopo la testimonianza. Bene, le mostro adesso una lettera che lei ha scritto dal carcere di Prato il 2 agosto 1988. Questa lettera, che è un documento che produrremo, Presidente, reca la data 2 agosto 80, ma è un errore evidente perché non... A posto non è stato un errore, è sicuro che la calligrafia sia mia. Sì. Non sento, cosa ha detto? 2 agosto? 1988. Che porta la data del 2 agosto 1980. Impossibile. Certo. Impossibile. Sì, certo. Non c'è un segnale in questo errore? Se è stato fatto apposta, non l'ho mandato io il segnale. Dato che la corrispondenza mia anche oggi viene continuamente manipolata, non dai servizi segreti degli autopiduisti, viene continuamente manipolata e controllata. Quante comunque date... quella lettera lei la riconosce pur con questo errore? Sì, la riconosce, se la facciamo vedere, perché è la trascrizione che è errata. Però non vorrei che qualcuno avesse modificato la data. Trascrizione? È la trascrizione dattilografica che è fedele, a parte la data che non è 2880 ma 2888. 2888, questo è il punto. Ecco, in questa lei se la ricorda questa lettera, se vuole gliela faccio vedere. No, più o meno. È una critica politica molto forte che lei fa nei confronti delle chiaie, rimproverandolo di essere stato lasciato solo. Questo è sostanzialmente il tenore di questa lettera, no? E a un certo punto lei parla di
della sua testimonianza sofferta ed assunzione di responsabilità che non precludeva alcun cedimento. E quando si riferisce proprio a Stefano, a cui è indirizzata, dice: Stefano, è una paura dalla quale sembravi e sembri immune, forse perché mi conosci meglio degli altri, forse perché sei più intelligente, e metto insieme una serie di forze che gettano un'ombra sul comportamento di Delle Chiaie. Lei conferma questa lettera? Era una lettera nella quale ovviamente esprimevo determinati dubbi. Era una lettera in cui ovviamente non potevo io scrivere chiaramente a Delle Chiaie, perché era la corrispondenza era ovviamente sotto censura. Quindi se Delle Chiaie è un amico, io non comprometto l'amico. Quindi se oggi la dobbiamo leggere senza i forse? Eh? Oggi la dobbiamo leggere senza i forse? Sì, può anche dare. Sì o no? Quella volta no. Quella volta i forse erano d'obbligo. Quella volta, a quel tempo, Delle Chiaie era ancora un amico. Lo difendevo. La difesa di Delle Chiaie è durata fino al 91. Poi è venuta a mancare. Ecco, senta, sempre in questa lettera c'è un passaggio dalla cui risposte Delle Chiaie le poi trae delle considerazioni. Le leggo questo passaggio. Ciò che mi inquieta è l'inserimento di AN e tuo in una strategia complessiva che mi appare sempre più manovrata dai servizi e in particolare da James Angleton e da Vito Miceli, contro il quale non ho mai avuto il piacere e la soddisfazione di un attacco da destra come Maletti e la Bruna. Come mai cita questo personaggio James Angleton? Lei? Vito Angleton perché era l'agente della CIA più vicino a Iulio Guerrero Borghese. Quindi Stefano Delle Chiaie doveva necessariamente sapere chi era James Jesus Angleton. Ecco, cioè, lei cita questo nome a mo' di provocazione nei confronti Delle Chiaie, per vedere come reagisce? Aspettando che lui mi risponda su Angleton. Non penso che mi risponda su Michele, ma su Angleton, che ormai è persona che addirittura in quel periodo era già morto, si parlava ormai di storia. Parlando di Angleton. Ecco, vuole riferire alla corte chi era James Angleton? Se lo vuole riferire alla corte, che intanto prendo la risposta Delle Chiaie. Chi era James Angleton? È un noto personaggio storico. Diciamo uno dei protagonisti, anzi il protagonista in assoluto, per le sue capacità e del capo del controspionaggio. È stato in Italia e parlava perfettamente l'italiano prima della guerra. Durante la guerra ha comandato il controspionaggio dell'OSS, del servizio segreto americano. Poi ovviamente è rimasto fino ad arrivare ad essere il responsabile di tutto il bacino del Mediterraneo del controspionaggio CIA, cioè arrivato ai massimi livelli della CIA. Ma è la persona che più di ogni altro agente americano è riuscito a spostare a destra quello che erano all'inizio reduci della Repubblica Sociale Italiana, Movimento Sociale Italiano, vabbè, Iulio Guerrero Borghese, e poi con Iulio Guerrero Borghese stabilì un'amicizia che Borghese definì fraterna. Quindi un personaggio che ha avuto un'influenza enorme sull'estrema destra italiana. Cioè, ma lei dice è riuscito a portarli a destra, più a destra di dove erano, dove dovevano andare? No, all'inizio... È sempre quel discorso che fa lei. Sì, ma all'inizio, Presidente, all'inizio, parlo del 1945, dopo il 25 aprile, inizio 46, i reduci della Repubblica Sociale Italiana erano più spostati a sinistra. Il Movimento Sociale Italiano nasce anche per bloccare l'afflusso dei reduci repubblicani delle file dei partiti di sinistra, in particolare di quello comunista. Sempre per questo suo discorso, per cui la Repubblica Sociale era una Repubblica di sinistra. Sì, Presidente, e quando in Parlamento i parlamentari eletti del Movimento Sociale Italiano nel 1948 si sedettero a destra, la base del Movimento Sociale Italiano protestò violentemente. La base del Movimento Sociale? Esatto. E Almirante si dovette giustificare dicendo: vabbè, ci siamo messi a destra perché i comunisti si sono seduti all'estrema sinistra e non potevamo fare altrimenti.
Questo per dire che sul piano storico la destra prende piede poi a partire dagli anni 50. Va bene. Senta, su questo punto, a parte che diciamo Angleton è stato richiamato questa mattina dal professor Giannulli, la risposta delle Chiaie con la missiva da Sollicciano del 5 settembre 1988 è questa. E veniamo a Miceli e Angleton, dopo averle detto che si sta sbagliando, che non è mai stato lasciato solo, che tutti la stimavano, ma diciamo questo è colore, la risposta specifica è questa. Veniamo a Miceli ed Angleton. Quest'ultimo, ti assicuro, mi sfugge chi sia. Precisa perché possa ubicarlo e capire. Questa è la risposta, sì, che le riceve. Appunto, una risposta... Parli nel microfono, per cortesia. Una risposta boomerang, perché io so perfettamente che Stefano conosce. Sa perfettamente chi è Jabez e Jesus Angleton. Il punto di riferimento nella CIA di Junio Valerio Borghese. E siccome Stefano Delle Chiaie era amico, non soltanto diciamo era subalterna, ma a Junio Valerio Borghese. Guardi la corte. Ma aveva anche un rapporto di amicizia. Era subalterno? A principe Junio Valerio Borghese. Ecco. Ma non aveva anche un rapporto di amicizia, non soltanto di subalternità. Quindi non potevano sapere chi era, diciamo, Jesus Angleton. Risposta sbagliata. Bene. Ecco. Volevo venire proprio a questo punto qua, cioè questo stretto rapporto tra Angleton e Borghese che Delle Chiaie non poteva non conoscere. Perché non poteva non conoscerlo Delle Chiaie? Perché non poteva? Non conoscere questo nome. Perché Delle Chiaie era il braccio destro sul piano operativo di Roberto Borghese nel fronte nazionale. Ecco, ricordo un episodio che si verificò a Madrid nel 1974 e in particolare un incontro tra Borghese e Delle Chiaie alla sua presenza? Sì. Lo racconti alla corte. E Junio Valerio Borghese venne nel nostro appartamento in Avenida Manzanar a Madrid, venne a trovarci. E ci fu, diciamo, iniziò una conversazione relativa al golpe, a quello che stava accadendo in Italia, alle indagini sul golpe Borghese. E a un certo punto Stefano Delle Chiaie, rivolgendosi al principe, gli dice che se è necessario lui vuole attaccare facendo il nome di Giulio Andreotti come responsabile del colpo, più o meno, non ha detto così implicitamente, ma il significato era quello. Giulio Valerio Borghese se lo guarda con un sorriso e gli dice: Nino, perché vuoi morire solo e dimenticato da tutti in un lettuccio d'ospedale? Me la ripeto perché non l'ho sentita. Borghese risponde a Delle Chiaie, col sorrisino, alla minaccia di Delle Chiaie nei confronti di questo personaggio, dicendole: Nino, perché vuoi morire solo e dimenticato da tutti in un lettuccio d'ospedale? Come per dire, lascia stare. I meccanismi della bacca del fango Borghese li conosceva perfettamente. Ecco, senta, lei ricorda per quale motivo Delle Chiaie minacciò di rivelare i particolari del golpe Borghese? Vabbè, perché, cioè, perché c'era bisogno di una perché la manovra minaccia giudiziaria contro, diciamo, il golpista di Borghese era fomentata, diretta, iniziata, controllata da Giulio Andreotti, che era ritenuto invece il vero punto di riferimento dei colpisti del golpe Borghese. In pratica Andreotti, che conosceva tutto e conosceva tutti quelli che erano a un certo livello, stava gestendo un'operazione giudiziaria contro quelli che avevano creduto in lui o che lui avevano fatto affidamento. Non a caso Filippo De Iorio, democristiano, farà l'articolo scrivendo: un giude fra noi. Poi gli spareranno le gambe, ma noi... Però, visto come è andata a finire poi l'azione giudiziaria, forse fu una valutazione sbagliata quella. Ma vede Presidente, il primo grado le condanne ci furono neanche pesanti, piuttosto pesanti. Poi in appello vennero assolti pure le confesse, però noi stiamo parlando del 1987-88, se ben ricordo, più o meno quello è il periodo della soluzione.
In ogni caso ci furono le battaglie di cattura, ci furono gli arresti, ci furono le latitanze. Insomma, non fu ovviamente come tutte le operazioni di repressione giudiziaria e policistica, non è che queste persone potrono guardare tante notte nella speranza che solo li avrebbe fatto assolvere. Ci guardavano come un traditore. D'accordo. Questa è la verità. Ecco, senta, siccome questo episodio avviene nella, immagino, nella primavera del 74, perché lei si reca a Madrid il primo aprile, no, il principe borghese muore nell'agosto del 74, quindi quello è il frangente. Ecco, lei in breve tempo riuscì a instaurare un rapporto profondo con Stefano Delle Chiaie, pur avendolo conosciuto a Madrid. Guardi, diciamo che dato la... Guardi sempre la corte quando risponde. Io Delle Chiaie quando lo incontro è ostile per l'attentato di Vetriano. Delle Chiaie ritira l'attentato una provocazione, così come Giorgio Almirante, così come Piero Raute. Tant'è che non aveva trattato bene Carlo Cicuttini. Lo trattava piuttosto male, umanamente parlando. Bene. Le cose cambiano quando arrivo io, parlo con Delle Chiaie, ci spieghiamo e a quel punto comincia a nascere un'amicizia e divento io responsabile della Guardia Nazionale in Spagna in quel periodo, perché nasce anche un rapporto di fiducia. Bene, ecco, detto questo, adesso entreremo in una serie di rapporti avuti ora da Delle Chiaie e ora da Maggi con personaggi di cui le farò i nomi, posto che torniamo indietro dall'87-88, da quando lei in qualche maniera perde fiducia in Delle Chiaie, quindi inizia anche a rivelare all'autorità giudiziaria alcuni fatti che prima non aveva rivelato. Sbaglio? Ecco, partiamo con il rapporto tra Carlo Maria Maggi e Amos Spiazzi. Lei ne è a conoscenza di qualcosa? Sì, ecco, riferisca alla corte quello che sa in relazione al rapporto tra queste due persone. Che due erano i rapporti. I due si conoscevano e si rapportavano. Questo sono a conoscenza. Episodi specifici, no? Chiedo scusa, mi è sfuggita la risposta. Si conoscevano intanto? Sì, esatto, si conoscevano e si rapportavano. Condividevano idee e progetti politici? Maggi non era sì. Persona che si rapportasse a qualcuno che non era, che non facesse attività politica. Ecco, no, però c'è un episodio che lei ha riferito. Si ricorda se Maggi definì in una certa maniera Spiazzi? Non se lo ricordo, l'aiuto io con la memoria. Questo è un verbale reso al GI di Brescia il 6 maggio 85, poi ribadito anche nel processo Cavallini. Ecco, dice: mi parlò come di una persona, mi parlò Delle Chiaie di Spiazzi come di una persona vicina, come un camerata. Se lo ricorda questo fatto? Non Maggi. Maggi o Delle Chiaie? No, Maggi. Maggi. Sì. Chiedo scusa, se ho detto Delle Chiaie mi sono sbagliato. Maggi. Sì, sì, sì. È vera questa circostanza? Ma io Spiazzi l'ho sempre considerato un camerata. Virgolette, ma all'epoca sempre un camerata. Lei lo ha conosciuto Spiazzi? No, non l'ha mai conosciuto. Ne ha sempre sentito parlare? Sempre sentito parlare, chiaro. Ecco, le risulta anche che che Spiazzi fosse conosciuto da Soffiati, da Marcello Soffiati? Sì. Si conoscevano? Si conoscevano. Questo glielo ha riferito Marcello Soffiati oppure lei l'ha saputo da terze persone? Non ricordo da chi l'ho saputo, non da Marcello Soffiati direttamente, ma era un fatto abbastanza notorio nell'ambiente di Ordine Nuovo. Ecco, lei sapeva che Spiazzi era un ufficiale dell'esercito e persona inserita in una certa struttura, era stato oggetto del procedimento di Tamburino? Spiazzi è l'ufficiale dell'esercito del cui operato, della cui attività avrebbe dovuto rispondere lo Stato Maggiore dell'Esercito e lo Stato Maggiore della Difesa. E la prova è che le Forze Armate hanno operato in Italia sovvertendo l'ordine pubblico, i militari, non solo i servizi segreti. Ecco, ritorniamo per un attimo ad Amato. Lei prima ci ha riferito dell'episodio di Zorzi, no? Catenaccio, eccetera. Ecco, adesso le chiedo questo. Lei ha,
ha mai saputo o è venuta a conoscenza dell'operazione cosiddetta dei manifesti cinesi? Sì, sì. Ecco, riferisca alla Corte che cosa sa, come ne è venuta a conoscenza e ne sono venuto a conoscenza da Stefano Delle Chiaie, parlando di quella che fu la scissione di manifesti marxisti-leninisti, detti cosiddetti manifesti cinesi, ai primi di gennaio 1966, un'opera di provocazione gestita da Mario Tedeschi per conto del ministro dell'interno. Quelli di avanguardia andarono in giro in varie città d'Italia ad affiggere questi manifesti. E da lì, fermato, diciamo, dal capo dell'ufficio politico di Roma, dottor D'Agostino, questa chiesa delle Chiaie, incuriosito del perché questi manifesti di estrema sinistra, della sinistra ultra, affisso da loro di avanguardia, a un certo punto li chiese se conosceva Umberto Federico D'Amato. A me Delle Chiaie disse che quella fu la prima volta che ho sentito il nome di Umberto Federico D'Amato, perché l'operazione era stata, diciamo, gestita, sovvenzionata, patrocinata da Mario Tedeschi. Da? Mario Tedeschi. Mario Tedeschi. Mario Tedeschi. Ecco, senta, le parlo quindi della provenienza, dell'ideazione di questa operazione, che ha detto che è un'operazione di provocazione, lei l'ha definita, se non sbaglio. Io la indico come l'avvio operativo della strategia della tensione. Ecco. L'intenzione era di creare dei gruppi a sinistra del PC. Senta, e a parlare di D'Amato, c'era qualcun altro oltre D'Amato nell'ideazione di questa operazione dei manifesti cinesi? Se le ferisco il nome di Mario Tedeschi. Mario Tedeschi? Ah, l'aveva detto, allora non l'ho sentito, chiedo scusa. L'ho detto che è stato Mario Tedeschi anche se l'ho chiedo scusa, no, lei parla talmente a bassa voce che si fa un po' fatica a seguire. Certo, Mario Tedeschi è il direttore del era il direttore del Borghese? Mario Tedeschi è stato qualcosa di più. Cioè? Mario Tedeschi è stato l'autore della scissione del Movimento di Democrazia Nazionale dal Movimento Sociale Italiano, scissione patrocinata dalla P2, perché è un'operazione piduista, ed è stato anche il beneficiario della riapertura dell'inchiesta sull'attentato di Peteano. Un'operazione piduista. Perché? Le spiego perché, guarda, è semplice. Vinci Guerra, per piacere, deve parlare al microfono. Perché non è molto semplice. Se lo prende, se lo attacchi alla bocca. Almirante sapeva dell'attentato di Petiano dal 7 ottobre 1972, perché gli aveva riferito Pino Raute. Gliel'aveva detto? Gli aveva riferito Pino Raute. Pino Raute. E gli aveva detto che l'avevate fatto voi. Sì, tutto. E sapeva quindi della responsabilità di Carlo Cicuttini come telefonista. Carlo Cicuttini era segretario del Movimento Sociale Italiano di Manzano del Friuli. A quel punto, dato che il Movimento Sociale Italiano all'epoca e per tanti anni ha raccolto i voti di gran parte degli appartenenti ai corpi di polizia, se c'è un partito che raccoglieva i voti di agenti di polizia, carabinieri, guardie di finanza, insomma, i corpi, diciamo così, era il Movimento Sociale Italiano. Almirante manda 35.000 euro a Carlo Cicuttini per operarsi le corde vocali. Quelle 35 milioni però non arrivano a Carlo Cicuttini, perché se li ruba il suo avvocato difensore, che non è esponente del Sociale Italiano di Gorizia. Yeah. Di Gorizia. Ma Almirante li fa avere tramite lui, che è l'avvocato di fiducia a quel punto, e l'avvocato invece si ritesta in un conto corrente senza mai fare prevenire a Cicuttini. Ma attenzione, questa faccenda diventa un elemento di ricatto nei confronti di Almirante. Quando nasce la frattura, che secondo Pisanò un formato venne deciso fra Amintore Fanfana e Licio Gelli a casa di Fanfana ad Arezzo, questo diviene un elemento di ricatto, poi diviene un elemento di discredito nei confronti di Giorgio Almirante. Cioè, Democrazia Nazionale pensa che, screditando Almirante, indicandolo pubblicamente sul piano giudiziario come finanziatore
di Carlo Cicuttini, che aveva partecipato all'attentato nel quale erano morti 3 carabinieri, il Movimento Sociale Italiano avrebbe potuto perdere migliaia di voti che sarebbero confluite in una Socialdemocrazia Nazionale. Questa operazione porta la firma del generale Giuseppe Santovito, direttore del SIV, iscritto alla Loggia P2. Di Mario Tedeschi, perché il fatto è che il generale Santovito nel novembre del 78 passa alla magistratura veneziana le note informative e la lista dei testimoni, sono tutti di Democrazia Nazionale. E soprattutto c'è l'ordine, il consenso preventivo del Presidente del Consiglio Giulio Andreotti. Quindi Andreotti, Santovito, Mario Tedeschi. Un'operazione politica, la riapertura dell'inchiesta, delle indagini, non ha niente a che vedere con giustizia, è un'azione politica che deve favorire il fratello Mario Tedeschi. Deve favorire? Il fratello massonico Mario Tedeschi. Tant'è che il servizio segreto militare, per la prima che io sappia, unica volta agisce come un organismo di polizia giudiziaria, cioè da personalmente trasmette alla magistratura note informative in nome del testimone, cosa mai fatta, perché il segreto militare si avvale dell'arma dei carabinieri per questo tipo di operazione, non compare mai in prima persona. Vinci Guerra, mi scusi, la posso fermare un secondo? Prego. Perché per ricostruire esattamente ai giudici, lei quindi ha parlato di Mario Tedeschi, direttore del Borghese, e poi ha parlato di democrazia nazionale. Allora, spieghi alla Corte, perché forse il passaggio a loro non è chiaro. Mario Tedeschi, che prima era dell'MSI, in quegli anni fonda Democrazia Nazionale. Mario Tedeschi era senatore del Movimento Sociale Italiano, quindi insieme a un gruppo di persone autorevoli del partito chiede a Giorgio Albinante, questo era in realtà, di rinunciare alla simbologia fascista che immise i suoi militanti, i suoi dirigenti, i slogan, le camicie nere, i saluti romani. Tedeschi dice, ora basta, siamo destra, dobbiamo fare una destra priva da questi riferimenti nostalgici al passato regime. E quindi fa Democrazia. Ma lì si scontra perché Almirante, facendo così, teme di perdere voti. Bene, quindi fonda Democrazia Nazionale. Quindi... La frattura diviene insanabile e viene fondata Democrazia Nazionale. Grazie mille. Grazie. Con i finanziamenti anche del piduista Silvio Berlusconi. I finanziamenti del piduista Silvio Berlusconi. È una manovra piduista, e questo, guardi, glielo posso garantire anche per esperienza personale in Argentina. Comunque, a parte questo, la riapertura dell'indagine viene di quale perché... processo? La riapertura dell'indagine del processo di Peteano? Assolutamente, il dato di Peteano viene praticamente attuata in vista delle elezioni politiche del giugno del 79. Infatti, la prima nota informativa accusa Carlo Cicuttini come telefonista. 2 mesi dopo, la nota informativa accusa Almirante di averlo finanziato. Badi bene che all'operazione si rifiuta di partecipare all'arma dei carabinieri. Badi bene che il generale Giuseppe Santovito è l'uomo di Giulio Andreotti. Senza il consenso del Presidente del Consiglio, da cui dipendeva il SIRM, l'operazione non si sarebbe fatta. Il tutto per favorire Mario Tedeschi e la sua formazione politica. Mi dispiace che Giuseppe ha parlato, lo storico italiano che ha scritto un libro sulla democrazia nazionale, non ha avuto il coraggio di parlare di questa responsabilità piduista e di Giulio Andreotti. Va bene. Grazie. Senta, le chiedo questo. Le risulta che Mario Tedeschi... diciamo, finanziò l'attività di Avanguardia Nazionale? Sì, questo l'ha detto anche pubblicamente. Riferisca alla Corte, che cosa sa di questa cosa? Sì. Ne parlammo, comunque questo l'ha dichiarata pubblicamente anche altri notizie, dicendo che i tedeschi finanziava, dava 300.000 lire al mese dall'Avanguardia Nazionale. Quanto al mese? 300.000 lire. 300.000 lire al mese. Chiaro. Quando, in che periodo siamo? Siamo negli anni 70, quindi era una bella cifra. È una bella cifra. Era una bella cifra. Bene, a chi li dava personalmente? A delle chiaie?
o all'organizzazione? Li dava ad Avanguardia Nazionale, se li dava personalmente in mano a delle chiavi o ad altri di Avanguardia, non lo so. Ecco, senta, tornando ad Amato, le volevo fare un'altra domanda. Lei ricorda la vicenda di Sezze Romano? La vicenda di Sezze Romano per la Corte, sì, sì. Ci fu un comizio di Saccucci al termine del quale ci furono degli scontri, delle proteste, insomma, Saccucci sparò e in quell'occasione morì anche un giovane durante la fuga di Saccucci. Questo è l'antefatto. Lei sa se che fine ha fatto Saccucci, dove andò dopo questa vicenda e se qualcuno lo aiutò a espatriare? Guardi, Saccucci è espatria dall'Italia, ma in un primo tempo viene respinta alla frontiera, sì. Poi riesce a passare, a varcare la frontiera. Verso dove? Verso quale paese? Verso la Francia. Verso la Francia. E qui c'è un primo punto di riflessione. Saccucci nella sua agenda aveva il numero telefonico privato di Umberto Federico D'Amato, che ormai era capo della polizia di frontiera. Quindi non è difficile capire chi, dopo il primo tentativo fallito, che ha favorito l'espatrio. Va in Francia. In Francia però deve passare alla frontiera. Ci arriviamo dopo alla Francia. Se l'intervento di D'Amato si chiude qui... Sì, oppure che lo sappia, sì. Della vicenda di Susini o Susinine parliamo più avanti perché è un tema di prova. La vicenda di? Di Jacques Susini. Di questo parliamo della Francia perché attenzione. Esatto. Ma siccome è un tema di prova staccato, volevo capire se l'intervento di D'Amato per quello per che quanto lei... sappia io si riferisce all'espatrio di Saccucci. Guarda, parli al microfono per cortesia. Parli al microfono. Sì, si riferisce all'espatrio. All'espatrio. Di Saccucci. Quando Saccucci deve passare la frontiera franco-spagnola, succede un fatto. Qualcuno gli ha dato un passaporto, il passaporto di una persona ricercata per rapina, addirittura forse per omicidio. Fatto sta che alla frontiera franco-spagnola Saccucci viene arrestato dalla polizia francese. Noi siamo avvertiti perché insieme a lui, in un altro scompartimento, abbiamo fatto viaggiare per accompagnarlo Mario Ricci, un elemento di Avanguardia, che ci avverte immediatamente. A quel punto Stefano chiama due persone, Sisto di Borbone Parma, che garantisce che andrà a parlare col prefetto di Parigi per scarcerare Saccucci, e Jacques Susini. E Susini che ottiene la scarcerazione di Saccucci. Susini ottiene che Saccucci venga scarcerato prima che la polizia trasmetta alla magistratura francese la notizia dell'arresto. E lo possiamo quindi accompagnare in Spagna, lui viene rilasciato, lo portiamo in Spagna dove rimane con noi. Ma l'intervento è di Jean-Jacques Susini. Sì, ci arriviamo dopo ad affrontare chi è questo personaggio e che cosa ha fatto, che poi l'episodio è questo particolare. Ecco, sempre stando su Federico D'Amato, ecco, lei ha detto che voi avete trovato il numero di telefono di D'Amato annotato nell'agenda di Saccucci. Nell'agenda di Saccucci, esatto, nell'agenda di Saccucci. Questa è una cosa che lei ha constatato personalmente. Sì, esatto. Bene, allora questo tema di prova avrei finito. Passiamo a un altro nome, Paolo Signorelli. Ecco, vorrei sapere, anzi vorrei che lei spiegasse alla Corte quali erano, diciamo, i legami di Signorelli con il SID. Il servizio segreto militare. Guardi, per quello legami... che lei sa, o racconti dei fatti da cui è possibile inferire questo tipo di rapporti. Io ne prendo atto nella primavera del 73, perché mi dicono, mi viene riferito che Paolo Signorelli aveva avuto la brillante idea di eliminare fisicamente Carlo Cicuttino. Per quale motivo voleva eliminare Cicuttino? Per cancellare la prova che era stato lui il telefonista di Petiano. Quindi a quel punto vado a Roma a parlare con Paolo Signorelli per dire, beh, che vuol dire uccidere Carlo Cicuttino?
e parliamo un po'. Si rimancia la decisione, dice no, ma io veramente però sai, è pericoloso, vuole tornare in Italia, e tu, beh, quello poi è un problema che eventualmente me l'affrico io. E poi gli racconto un episodio. Un capitano dei carabinieri della divisione Mantova aveva cercato il rapporto tramite un confidente con Cesare Turco. Con Cesare Turco. Con Cesare Turco. E allora dico a Paolo Signorelle, racconto l'episodio e dico, non ricordo in questo momento il nome di questo ufficiale. Lui me ne fa una dozzina. Lui? Una dozzina di nome di ufficiale del SID operanti in Friuli Venezia Giulia. Non ho capito. Operanti che agiscono, svolgono la loro attività in Friuli Venezia Giulia. Praticamente Figurelli conosceva una dozzina di nomi di ufficiali del SID che agiscono in Friuli Venezia Giulia. Ora, sinceramente, io credo che neanche un informatore possa conoscere i nomi di 12 di una dozzina di ufficiali che operano in Friuli Venezia Giulia. E quindi quelle posizioni già bastò ad allertarmi sul conto di Paolo Signorelli e dei suoi rapporti con l'arma dei carabinieri. Questo è chiaro l'episodio? Chiaro. Cioè avete, perché si fa fatica a sentire solo per questo. Ecco, senta, la stenotipia, ci sono problemi per la trascrizione. Perché noi quelle parole che ci sfuggono poi vorremmo trovarle sulla trascrizione. Molto bene. Ecco, ma diciamo questo discorso su questa serie di nomi del SID venne innescato al fatto che c'era era il capitano Gatti, se non sbaglio, che voleva conoscere Signorelli. Aveva chiesto di incontrare Cesare Turco, esatto. Ecco. Però io in quel momento non ricordavo il nome di Gatti. E quindi Signorelli me ne fece una dozzina di nomi di ufficiali. Sì. Okay, scusi, tanto per riprendere questo argomento. Cioè Gatti chiese a lei di conoscere Signorelli, era questo il senso, per cui lei ne parla con Signorelli, c'è un certo Gatti che vuole conoscerti. Io parlo con Signorelli per denunciare questo episodio, per vedere se lui a Roma poteva eventualmente, o poteva capire, poteva sapere chi era questo ufficiale. Ho capito. Che aveva cercato il contatto tramite un confidente con Cesare Turco. Con Cesare? Con Cesare Turco. Però ho parlato con una persona evidentemente sbagliata, perché ne conoscevo una dozzina di nomi di ufficiali del SID operanti in Friuli Venezia Giulia. Esattamente, ma non questo. No, questo no. Questo no. Però questo, no. Questo dato della conoscenza dei nominativi del SID fece capire della vicinanza di Signorelli col SID. Io faccio da tanti anni attività politica, ma sinceramente, va bene, non ho mai potuto conoscere una dozzina di nomi di ufficiali del servizio segreto. Solo chi lo frequenta, okay. Solo chi ha. Bene, senta, le chiedo un'altra cosa sempre su Signorelli. Lei ricorda quando avvenne la vicenda di Ronchi dei Legionari, quindi siamo nell'ottobre del 1982, se lei accompagnò personalmente 82 o 72? 72, 72. Ronchi dei Legionari, il giorno stesso lei accompagnò personalmente Cicuttini da Signorelli e se sì per quale motivo? No. Io ho accompagnato Cicuttini a Padova da Massimiliano Facchini. A Padova per? Da Massimiliano Facchini. Accompagnai Carlo Cicuttini a Padova da Massimiliano Facchini. Sì. Lo affidai, spiegai quello che era accaduto a Facchini, affidai Cicuttini a Facchini, che lo accompagnò a Roma da Paolo Signorelli. Paolo Signorelli mandò Cicuttini a Genova da Mauro Mele, che gli diede l'indirizzo di Luis García Rodríguez a Barcellona e lo mandò a Barcellona a parlare con questa persona. Accompagnò a Genova da? Da chi accompagnò a Genova da? Da Mauro Mele. Da Mauro Meli, che è il marito della Mirella Ropio, tanto per ricollegare le persone. E fu Signorelli ad informare Raute dell'episodio e fu Raute ad informare Almirante. Questo diciamo il fatto. Ecco, senta, passiamo a un altro nome, poi se mi dà 2 minuti, Presidente, per riordinare... Sì, facciamo una pausa. Facciamo una pausa. Marcello Soffiati, sì. Lei lo ha conosciuto? Sì, l'ho conosciuto. Ecco, può riferire se diciamo, le risultano dei contatti, oltre che con Maggi,
diretti di espiazzi, anche per come ha detto prima, altri contatti di Marcello Soffiati con apparati dello Stato? Personalmente, direttamente no. No, diciamo quindi, e invece il padre, lei l'ha conosciuto il padre? Il padre che era stato, a cui gli americani hanno salvato la vita, era apertamente schierato con gli americani. L'unica volta che ci ho parlato, che ho avuto modo di passare per la loro trattoria, è voluto Marcello per evitare lo scontro fra un eccessivamente filoamericano e il sottoscritto. Marcello è intervenuto, ha messo pace ed è finita lì. Ho capito. Quindi in questa sede, ecco, lei ricorda come ha definito Marcello Soffiati nei suoi rapporti con Carlo Maria Maggi? L'anima nera di Carlo Maria Maggi. Era l'anima nera di Carlo Maria Maggi. Esatto, così era legatissimo, veramente legatissimo. In che senso, però, vorremmo capire? Nel senso che era molto legatissimo a Carlo Maria Maggi. Perché l'anima nera? Vabbè. Si faceva fare cose cattive. Soffiati era un operativo, Soffiati era un operativo. Comunque l'anima nera non le attribuivo ora il discorso di... Stragista, per carità. La mente, sostanzialmente. E un'anima nera vuol dire che uno era il braccio e l'altro la mente? No, diciamo no. Che uno era più cattivo dell'altro, via. Va bene, vogliamo fare qualche minuto di pausa? Grazie. Allora, una decina di minuti, non di più, Scusa, va bene, possiamo riprendere. Possiamo riprendere, ecco, allora prima di andare avanti con altri nomi, volevo tornare un attimo sulla posizione dei rapporti tra Tedeschi e D'Amato, tra Mario Tedeschi e D'Amato. Ecco, lei nell'interrogatorio che era da noi il 7 novembre del 2019, con riferimento all'operazione dei manifesti cinesi, riferì che Mario Tedeschi era il braccio operativo di D'Amato. Conferma questa dichiarazione e se sì, l'argomenta? Esatto. Sì, lo conferma. Tedeschi con D'Amato, Tedeschi ha lavorato un po' per tutti i servizi, sia italiani che stranieri, ma con D'Amato aveva un rapporto particolare. Proprio che i Tedeschi, per la sua posizione di giornalista, direttore del Borghese, senatore del Consiglio italiano, era quello che si può dire un agente di influenza, non soltanto uno che reperiva informazioni e le trasmetteva. Ecco, e di conseguenza è un personaggio che forse è stato sottovalutato fino ad oggi. È un personaggio che è stato sottovalutato fino ad oggi. Mario Tedeschi dice. Esatto. Sottovalutato per tutto quello che ha detto prima. Perché è stato passato come... Sì, il direttore del Borghese, grandi inchieste anche sul piano, diciamo, degli scandali, della corruzione, e poi senatore del Bis e quindi fondatore di quella che era un prototipo di Alleanza Nazionale, cioè Democrazia Nazionale, visto come un avanzamento sul piano, diciamo, politico, sul piano democratico. Quindi ecco, è stato un po' visto in maniera non del tutto conforme a quello che era la persona. Ecco, senta, parlando dei rapporti tra Tedeschi e D'Amato, lei sempre in questo interrogatorio del 7 novembre 2019 ci riferisce che era un uomo della divisione affari riservati di D'Amato e che questo non è mai stato un mistero. Conferma questa dichiarazione? Sì, sì. Ecco, non è mai stato un mistero per chi? Per voi, per... Sì, nell'ambiente nostro era definito il direttore dell'ufficio bomba. Attenzione che nell'ambiente di destra tante cose, cioè pure magari anche sotto forma di battuta, appunto l'ufficio bomba, si sapevano, non nei dettagli, non nei particolari, non... però. Quindi Tedeschi l'ufficio bomba. Tedeschi? Veniva definito l'ufficio... No, io parlo dell'ufficio affari riservati. Sì. Ecco, senta, invece nei rapporti diretti tra Delle Chiaie e D'Amato, lei no. Che cosa sa? State no. Si conoscevano? Se... Io personalmente non ho elementi per dire che Delle Chiaie e D'Amato si conoscevano. Non ha elementi diretti? No, ha altri elementi? Io per tanti anni li ho esclusi.
Poi purtroppo ho creduto a questi rapporti, ma non ho mai avuto elementi di prova per dire che D'Amato e Delichè facevano. Quindi la vicenda dei rapporti diretti tra Delle Chiaie e D'Amato lei la ricollega al fatto dei manifesti cinesi. Manifesti cinesi. Sì. E anche alla vicenda di potrei Sacucci. Sì? Sacucci. Vabbè, posso anche parlare. Beh, Sacucci era lui che aveva l'agenda e il numero il privato telefonico di D'Amato, eh. Certo, ma quando nel 76 Sacucci viene in Spagna e viene da voi, Delle Chiaie era ancora lì o era già andato in Sud America? Quando nel 76 sì. Sacucci viene in Spagna per l'episodio che ci ha raccontato esatto. poco fa. Siamo viene... noi che l'aiutiamo, sì. Lo avete accolto voi, ma lo avete... Sì. Ma evidentemente lo faceva scandalo. Il fatto che Sacucci o altri avessero rapporti con ambiente, uomini dei servizi segreti, militare o civile, non faceva alcuno scandalo dell'ambiente della destra, che ancora oggi viene considerata eversiva, viene considerata... No, no, era normale. Per gli altri era normale, per me non lo era, per gli altri, ma per gli altri purtroppo era normale. Ce l'ho già spiegato bene, per cui lei diciamo, fa quella rivendica come l'unico vero attentato, quello di Peteano. Non c'è autonomo, stato. Guardi, non c'è nient'altro. Guardi, per essere diciamo allora più precise, Francesco Cossiga in commissione parlamentare d'inchiesta ebbe a definirmi folle perché, disse, l'attentato di Peteano aveva provocato la prima inclinatura, siamo nel 1972, fra estrema destra, carabiniere e centro. È chiaro che negli ambienti dello Stato militare, pari al microfono, per favore, l'attentato viene recepito come un attacco. Negli ambienti dell'estrema destra viene recepito come una provocazione. Viene recepito come? Signore, mi disse, quando ne ho parlato con Raute, a Pino sono venuti i capelli grigi. Abbinante si precipitò a mandare 35.000 euro a cicottine. Cioè, l'attentato di Petiano non è un attentato da strategia dell'attenzione. È contro tutto questo schema. Ecco, senta... Passiamo a un altro nome, il capitano Labruna e in particolare i suoi rapporti con Massimiliano Facchini. Lei è con Massimiliano Facchini è a conoscenza di qualche episodio e se sì lo racconti alla corte. Ebbi modo io di parlarne, mi costava questo rapporto tra Facchini e Labruna. Mi costava il fatto che dopo il dirottamento aereo la Bruna avesse detto a Facchini ora basta fare pizzeria, cioè c'era stato un intervento diretto di la Bruna, tanto allora. Il dirottamento aereo si accorgo perfettamente che l'aveva fatto. Per favore, non sei sentito, sì, lo io può ripetere sento benissimo, però immagino che gli ma altri siamo niente del problema. Ripete la cosa, per favore. Ripeta al microfono in modo da far sentire tutti. Ripeto allora, sto dicendo il fatto che il capitano Labruna parlò con Massimiliano Facchini dopo il dirottamento aereo di Ronchi dei giornali e gli disse ora basta fare fesseria. Quindi questo rapporto lo conoscevo, mi costava. Ecco, questo diciamo questo commento che fece Labruna. Lei lo ha preso da Massimiliano Facchini, chi è che glielo ha riferito a lei? Perché lei lo conosce? Forse, guardi, ora non voglio essere impreciso, ma credo che sia stato proprio Facchini nel 1973 a riferirmelo. Esattamente. Lei che cosa ha pensato di questa vicenda? Quando Facchini le ha detto... Ma ormai che devo pensare... Ormai sto semplicemente nel mio. Io ho ripreso a fare un'attività politica vera all'estero con lo Stefano Delle Chiaie, ma in Italia mi fidavo, ma neanche potevo andargli a dire tu sei questo, non potevo farlo, dai. Ecco, senta, lei a noi ha riferito che, diciamo,
marcò le distanze da questo commento dicendo che lei non voleva prendere ordini dalla Bruna. Chi? Esatto. Non voleva apparire come uno che prendeva ordine dalla Bruna. Conferma questo. Capitano la Bruna era sì, persona, altri mi hanno parlato poi della Bruna, non soltanto Fachin. Beh, Romano Coltellacci in Spagna mi disse che la Bruna l'aveva cercato per recuperare il mitra sottratto al ministro degli interni la notte del 78 dicembre 170. Remo Landini mi disse per me Tolino, e si riferiva alla Bruna, per me Tolino era come un figlio. Per spiegare perché aveva registrato tanti colloqui con il registratore, con la Bruna. Quindi ormai l'ho fatto notorio, insomma, la Bruna era estrema destra, anche se poi lui è diventato il prezzemolo, a mio avviso, in maniera eccessiva. Ecco, senta, lei Maurizio Giorgi lo ha conosciuto? Chi? Maurizio Giorgi. Come no, certo che l'ho conosciuto. E se spiega alla corte chi era, di quale, come l'ho conosciuto e di cosa faceva parte, di quale associazione? Era un esponente di Avanguardia Nazionale. Io l'ho conosciuto quando sono andato a Roma nel 1975, e in quell'occasione lì, nell'appartamento di via Sartorio, dove abitava Stefano, dove poi sono andato ad abitare pure io, abbiamo conosciuto una serie di elementi, diciamo, di esponenti di Avanguardia Nazionale, fra cui Maurizio Giorgi. E con Maurizio Giorgi poi siamo stati anche in America Latina. Siamo stati esattamente in Argentina assieme dal maggio del 78 al febbraio del 79. Le risulta che anche Giorgi avesse rapporti con il capitano La Bruna? No. Ecco, a me risulta che al processo di Venezia il capitano La Bruna, rivolgendosi, parlando, interrogato dalla corte, distorse lo sguardo dal presidente e si rivolse verso di me dicendo con un sorriso piuttosto cattivo: Giorgi era un mio confidente. Ma lo ha preso quella questione. Ecco, no, c'è un episodio che adesso le ricordo, risalente al 72, quindi è un episodio che lei ha preso probabilmente da altri. È relativo ad un incontro proprio tra il capitano La Bruna e delle Chiaie, mediato da Maurizio Giorgi. Guardi, quello non è un episodio che dimostra il fatto che Giorgi fosse legato al SED. Quello è l'incontro fra Giorgi, cioè fra La Bruna e delle Chiaie. Esatto. Che è stato praticamente favorito da Guido Paglia, e La Bruna è stato accompagnato da delle Chiaie. Ecco, se vuole... non risultava come un collaboratore del servizio, risultava come un accompagnatore di questo ufficiale che voleva parlare con delle Chiaie. Ecco, lei sa il motivo di questo incontro tra delle Chiaie e La Bruna? Guardi, tutte e due l'hanno sempre occultato. Non si è mai saputo il motivo vero, quello che si sono dette non hanno mai rivelato né Stefano, delle Chiaie, né anche La Bruna. Secondo me, da quello diciamo, che ho potuto comprendere, c'era stato un tentativo, un accordo di collaborazione fra Avanguardia Nazionale e SID, che poi hanno fregato. Ma nessuno dei due l'ha mai detto esplicitamente. Non gliel'hanno mai detto il motivo. No, esplicitamente non l'hanno mai detto. Il motivo di questo incontro. Ecco, senta, lei ha nominato Guido Paglia. Se vuole riferire chi è o chi era, o chi Guido è stato Paglia, Guido Paglia all'interno di Avanguardia Nazionale. Guido Paglia è stato presidente di Avanguardia Nazionale, ma a me mi costa essere figlio di un ammiraglio, Dario Paglia, tra l'altro coinvolto, il cui nome venne depennato dalla lista degli ufficiali che partecipano al colpo borghese. E che a un certo punto passò, si mise al servizio del SID e fece una relazione dettagliata su Avanguardia Nazionale e sul ruolo di Avanguardia Nazionale nel golpe borghese. Quindi è da quegli anni che anche negli ambienti di Avanguardia si indica Guido Paglia come elemento che aveva in un certo senso tradito l'organizzazione, mettendosi a disposizione del SID. Ecco, senta, fino a quando rimase Paglia
il responsabile, il presidente di AN, di Avanguardia Nazionale. Guardi, io so che nel 1970 già era Adriano Tilli che era il presidente, quindi Paglia e si allontanò alla fine del 69. E consegnò questo dossier sul golpe borghese nel 71-72, lui passò questo dossier al SID e divenne un collaboratore del SID e un giornalista sul libro paga del SID. Ecco, può essere questo il motivo dell'incontro tra la Bruna e delle Chiaie? Io le ripeto che temporalmente siamo in quel periodo. Io le dico, secondo me ci fu una, dato che Avanguardia Nazionale era considerata da SID, evidentemente non a torto, una struttura che faceva capo alla divisione affari riservati, credo che SID abbia cercato in questo contatto con la Bruna di stabilire con l'organizzazione di Stefano Delle Chiaie una collaborazione. Ma poi ovviamente né Delle Chiaie né la Bruna hanno mai ammesso questa volontà di collaborazione. Quindi chi ha detto una cosa, chi ha detto una mezza cosa, chi ha detto un'altra. Sicuramente hanno parlato dell'aiuto da dare a Franco Freddi e Giovanni Ventura, sicuramente. Senta, nel 72 era latitante Delle Chiaie? Sì, latitante era Delle Chiaie latitante dal luglio 1970. Quindi quando incontrò la Bruna era latitante? Sì, era latitante, come no, era latitante. Senta, d'altra fonte, non so se lei questo lo sa, ma magari ce lo può dire, noi sappiamo che nel 74 ci fu un incontro tra Delle Chiaie, il prefetto D'Amato e Guérin Cerac a Madrid. Lei Cerac, Guérin Cerac, agente preso, lei ne sa qualcosa di questo incontro? No. Non ne sa nulla. Guardi, io tenderei a escludere. È un'altra fonte per cui io magari... tenderei a escludere che un personaggio accorto come Federico D'Amato si è esposto fino a questo punto, Forse Guérin Cerac una certa dose di esibizionismo ce l'aveva, ma non credo proprio D'Amato. Va bene, torniamo all'ordine che mi ero dato. Giancarlo Rognoni e il gruppo La Fenice avevano rapporti con il gruppo di Carlo Maria Maggi. La Fenice, vuole spiegare, era un braccio di Ordine Nuovo che operava nel Milanese, ma era organico sostanzialmente di Ordine Nuovo, questo è quello che dicono le sentenze. Rognoni aveva una doppia militanza, perché lui non è stato sempre iscritto al Movimento Socio Italiano, non è mai stato espulso dal Movimento Socio Italiano, quindi è un missino, che però aveva questa sua attività, questa sigla di un gruppo, diciamo con la sigla alla Fenice, che collaborava strettamente con Ordine Nuovo. In particolare consigliere La Pace. Questo è il rapporto. Ecco, ma c'è un episodio che lei ha raccontato particolare. Intanto Rognoni venne in Spagna. Rognoni venne in Spagna, si stabilì in Spagna e dopo praticamente mandò di cattura per l'attentato strage del Trino Torino-Roma. Venne, diciamo, ovviamente accolto e poi comunque si poteva aiutare con i 6 mesi, con i mesi che aveva, appartamento, poi aprì un bar. Non era persona a me molto gradita. Ecco, lei fa un riferimento ad un'attività di schedatura che lei fece su Rognoni. Se sì, per quale motivo? Poi la interruppe? Non solo su Rognoni. Sto facendo un'operazione di nemici. Da controllare, fra cui stavo infilato Giancarlo Rognoni. Perché? Perché secondo me collaborava con noi l'arma dei carabinieri. Oh, può ripetere, scusi, anche per la corte, si rivolga alla corte. Fu delle chiaie, a dire, ma no, ma che fai? Rognoni è un camerata. E quindi tolse la foto e i dati di Rognoni dallo schedario. Perché Rognoni, lei ha detto prima, collaborava con l'arma dei carabinieri, questo quello. Sì. E quindi lo considerava un nemico. Esatto. Così è detto. Presidente, io non posso considerare amico chi collabora con gli apparati di polizia dello Stato che ho combatto. Cioè, sia ben chiaro, una volta per tutte, io non arrivo al punto di uccidere per poi dire sì, vabbè, lavoriamo insieme a questo e lavoriamo insieme a quegli altri.
che io mi trovi poi obbligato a un compromesso, cioè quello di tacere, quello di fare, perché non avevo la forza per fare altrimenti. Un altro è un conto. Che condivida? No. Che sostenga? No. Per questo Rognoni l'avevo messo in una lista di nemici, come del resto Gaetano Orlando. Ecco, senta, lei su Rognoni ha riferito anche un episodio particolare di esercitazioni. Sì, esercitazioni presso Varese. Vuole riferire alla Corte esattamente con tutte di cosa le mediche si tratta? Fornite dall'Arma dei Carabinieri. Sì. Non ha capito la signora. Dove e quando? Ovviamente il periodo precedente alla latitanza di Rognoni, non è che lui fu preciso. Comunque disse che hanno fatto queste esercitazioni. I militanti della Fenice con Rognoni avevano fatto esercitazioni paramilitari? Esercitazione paramilitare con tutte mimetiche fornite dall'Arma dei Carabinieri. E armi pure? Penso di sì. Guardi che Rognoni era molto... Rognoni si mise in la mia attenzione anche perché era particolarmente legato. Cioè, ad esempio... Lui disse il maresciallo Felice Baritano era un camerata. Il maresciallo Felice Baritano è quel maresciallo ucciso da Roberto Ghibena nell'ottobre del 74. Il brigadista rosso lo uccise lui. Però a me non risultava un camerata. Poi leggendo la sua biografia è stato scoperto che era un partigiano. Quindi c'era questo rapporto quasi umano, diciamo così, fra Rognone e certa appartenente all'arma, c'era quindi questa adesione a quello che l'arma voleva, ma l'arma non voleva un regime fascista, Presidente. Non lo voleva un regime fascista l'arma dei Carabinieri, eh? Non era quello il suo progetto politico. Se poi Rognoni, questa è la camerata, quella è la camerata, quell'altra è la camerata, beh. Io al termine camerata do un significato preciso. Infatti non ne conosco oggi. Ecco, sulla località in cui avvenivano queste esercitazioni paramilitari, lei parlò della zona di Varese. Confermo questa dichiarazione. Esatto, nella zona di Varese. Questo lei lo ha preso dallo stesso Rognoni in Spagna? Esatto, in Spagna. Perché lei lo conobbe in Spagna, Rognoni? Sì. Lo conobbe in Spagna. Quando venne latitante, lui come altri, li ho conosciuti in Spagna, non in Italia. Ecco, senta, me la faccio adesso questa domanda. Diciamo, Delle Chiaie aveva dato una disponibilità all'accoglienza in Spagna a chiunque di destra avesse bisogno, sì o no? Non si poteva dire di no. Perché non si poteva dire di no? Perché comunque c'erano dei legami, diciamo, ideologici e politici, quindi non si poteva abbandonare una persona che fuggiva dall'Italia e si rifugiava in Spagna. Abbiamo purtroppo dato aiuto anche a Gaetano Orlando, che veramente non ce l'ha chiesto l'appoggio, l'abbiamo incontrato, non l'abbiamo trovato, l'abbiamo intercettato noi, però alla fine l'abbiamo aiutato noi. Ha capito cosa ha detto? Spieghi bene perché il purtroppo. Adesso. Gaetano Orlando era il braccio destro, il luogotenente del partigiano Carlo Fumagalli, che dirigeva un'organizzazione che era riferita al ministro degli interni. Un'organizzazione che non aveva quindi un colore politico fascista. Tant'è che Gaetano Orlando in Spagna deve la vita a Stefano Delle Chiaie. Adesso arriviamo a Gaetano Orlando e al Marco. Siccome ha citato Fumagalli, che è un nome che è venuto fuori anche in una precedente udienza, ovviamente sì, lei non c'era, per la Corte, se può spiegare... No, ci arrivo dopo. Allora. Ci arrivo dopo. Voglio chiudere prima questi due nomi. Sì, sì. Ecco, senta, lei ha riferito anche di un altro episodio di Rognoni a Madrid in compagnia di Pomar, Eliodoro Pomar. Sì. Ricorda, intanto dica chi è per cortesia Eliodoro Pomar e l'episodio a cui lei ha assistito o di cui lei ha avuto conoscenza. Guarda, Eliodoro Pomar era un dirigente del Fronte Nazionale, era un ingegnere che nella... aveva praticamente sul piano della sicurezza i rapporti con il SID all'interno dell'apparato
del centro in cui lavoravo, il centro nucleare, una roba del genere, ora i ricordi sono un po' vaghi. E scappò in Spagna a seguito del colpo borghese, del mandato di cattura per il colpo borghese. E lì ovviamente pure lui ci trovammo, venne nel nostro appartamento, si fecero diciamo dei ricevimenti tutti quanti assieme. L'episodio di Roglione si riferisce alle armi che stanno progettando. All'esplosivo. Eh? All'esplosivo. All'esplosivo. Sì, ma Roglione venne anche minacciato da delle chiappe per gli attentati di Savona. Cioè, è vero questa cosa che disponevano di esplosivo in Spagna che Rognoni e Pomer. Ma Stefano Delle Chiai minacciò Giancarlo Rognoni per gli attentati a Savona. Questo non vuol dire, per carità, che il Rognoni sia il mandante di quegli attentati. Ma evidentemente Stefano riteneva che ci avesse comunque, sia pure indirettamente, lui stava in Spagna, avesse una qualche responsabilità o potesse comunque indurre chi lo commetteva a fermarsi. Senta, lei Digilio lo ha conosciuto, Carlo Digilio? L'ho conosciuto e l'ho incontrato una volta. Dove? Credo in Italia e poi una volta a Madrid. Una volta in Italia, una volta? Una volta a Madrid. A Madrid. Ricorda di un episodio particolare avvenuto a Madrid, le porta i saluti di chi, Carlo Digilio? Mi portò i saluti di Del Pozzorte. Di Del Pozzorte, ma però glieli portò in maniera... In forma ironica comunque. In forma ironica glieli portò. Ecco, per quale motivo, spiega la corte, i saluti di Zorzi arrivavano in forma ironica? Vabbè, una volta che io sono passato da Avanguardia Nazionale, è evidente che tutto l'ambiente ordinovista mi era nemico. Da Paolo Signorella a Carlo Maria Maggi a tutti gli altri. Compreso ovviamente del professor. Ecco, lei conosceva Digilio con il soprannome di Otto o Zio Otto? O sì. Lo ha preso in altra circostanza? No, lo conoscevo come Zio Otto. Come? Otto, come Otto o Zio Otto. Otto comunque, sì, sapevo che era un nome che derivava, così mi hanno detto, dalla sua abilità a sparare con la pistola. Sapeva il mestiere che faceva, oltre a confezionare bombe? No. Poligono di tiro, ecco. Dopo praticamente si sono sapute tante cose. Vede, c'è un afflusso di informazioni nel tempo. Non è che c'è mai qualcuno che viene e racconta tutta una storia o tutta una vita. E tante volte la difficoltà è proprio quella che c'è un flusso di informazione, va bene, che è difficile poi riuscire a inquadrare nel tempo. L'ambiente dell'estrema destra era così. Io sapevo che Digilio era abilissimo a sparare, il suo nome Otto derivava dalla capacità di sparare con la pistola, cioè di segnare un Otto sparato. Poi. Senta, ma in quel contesto lì lei era conosciuto come l'autore dell'attentato? O era una cosa che... Guardi, c'è stato un fatto strano, nessuno al di fuori di tre persone, cioè io, Ivano Boccaccio e Carlo Cicuttini, sapevamo dell'episodio. Però da tutta la vita dell'estrema destra, va bene, venne immediatamente recepito come un attentato fatto da me. Non so perché, però è così. Forse dalle tesi che lei proponeva. Che erano idee, sapevano perfettamente che le mie idee non erano le loro. Quindi molto probabilmente fu proprio questo, a fargli pensare che ero io l'autore dell'attentato. Ma senza prove però. Nessuno ha mai avuto una prova. Quindi le accuse nei suoi confronti nascono... Le accuse nei miei confronti nascono dalle informative del piduista Giuseppe Santovito, dalle informazioni fornite sulla base dei milioni fatti all'interno del BIS per il finanziamento a Carlo Cicuttini da parte dell'ammirante di esponenti di Democrazia Nazionale e per il resto da due o tre pentiti che dicono, si diceva, c'era la voce, c'era il convincimento. Prove no, Presidente, senza la mia assunzione di responsabilità. Quell'attentato sarebbe a carico di ignoti. E non lo dico per militarlo,
lo dicono gli atti processuali. Quindi non è che la mia battaglia contro lo Stato non costa il sacrificio di altri, anche purtroppo, ma pure il mio. Ecco, senta, passiamo all'argomento che ha anticipato prima il collega, cioè al MAR di Carlo Fumagalli. Ecco, lei ha conosciuto Orlando Gaetano? Gaetano Orlando, sì. Ecco, Gaetano Orlando, lo abbiamo intercettato in un residenza, mi pare che si chiamasse Quevedo, a fine giugno del 74. Era giunta la segnalazione che lì c'era il Guido Giannettina, e quindi con Stefano De Ricchiai siamo andati alla residenza, a questa residenza, convinti di trovarci Guido Giannettina, che infatti c'era passato, c'era stato. Invece al suo posto era andato via, però al suo posto trovavo Gaetano Orlando. Ecco, lei l'ho conosciuto in Spagna? Sì, l'ho conosciuto Orlando, in Spagna, l'ho conosciuto in Spagna in quella circostanza. Vuole quando riferire alla Corte l'episodio dell'interrogatorio? Beh, lo interrogammo. Che lei, delle Chiaie, e se c'era qualcun altro, sì, chi c'era, avete c'era fatto Mario... a Orlando Gaetano e per quale motivo? C'era Mario Ricci. Abbiamo interrogato Gaetano Orlando perché era un esponente del MAR. Volevamo sapere il MAR cosa facesse. Volevamo avere informazione sull'appoggio che aveva dato a certi elementi di avanguardia nazionale. Eravamo interessati a sapere tutto su Giancarlo Esposte, che ormai si era schierato, passato dall'avanguardia nazionale a Carlo Fumagalli, e poi altri dettagli, ad esempio Piazza Fontana. E quello che voi volevate sapere, siete riusciti a saperlo? Che cosa vi disse in quell'interrogatorio? No, in parte praticamente ci spiegò. Poi purtroppo, ebbene, quando si bloccò, avvenne che Mario Ricci aveva diciamo, la disposizione, perché io interrogavo Gaetano Orlando, facciamoci quattro parti, io interrogavo Gaetano Orlando, delle Chiaie stava al lato, interveniva ogni tanto, Mario Ricci aveva a disposizione, aveva una pistola che doveva estrarre e puntare su Gaetano Orlando se fosse divenuto reticente, ma non l'ha fatto. Ma invece questo non avvenne. Non l'ha fatto e questo praticamente poi, anche con l'intervento di Stefano che mi ha detto no, lasciamolo stare, ha salvato la vita che hanno fatto. Ecco, le parlò in quell'interrogatorio di un possibile colpo di Stato che doveva venire in Italia da parte dei MAR e da chi erano appoggiati i MAR? L'appoggio era quello dell'Arma dei Carabinieri, ma anche delle forze di polizia. La data se la ricorda in cui doveva scattare questa operazione e attraverso la data, quale... La data era, guardi, era quella del 74, era aprile del 74, quando loro dovevano uccidere Atto Sovalsecchi, ministro dell'economia o del commercio, comunque implicato in tutto quanto quello che era il traffico dei petroli, la corruzione in quel campo, tanto che loro avevano deciso di eliminarlo fisicamente. Doveva morire il 25 e il 28 aprile del 74. L'uccisione di Atto Sovalsecchi sarebbe stato il segnale per l'insurrezione. Ecco. Ma non ci fu. Senta, si ricorda diciamo, il soggetto che doveva essere eliminato, il politico, si chiamava Valsecchi, che lei si ricordi? Com'è? Valsecchi, sì, l'ha già detto? Valsecchi, Atto Sovalsecchi. Sì, l'ho detto. Senta, nel corso di questo interrogatorio si fa anche riferimento ai contatti tra il gruppo di Carlo Fumagalli, il MAR e il colonnello Santoro. Sì. Vuole riferire alla Corte chi è il colonnello Santoro e se lei lo ha già sentito in precedenza questo nome. Io colonnello Santoro ne ho sentito parlare da Carlo Fumagalli, come diciamo un amico, una persona che, su quale si poteva contare, poi ho sentito parlare da Mario Ricci come persona affidabile per gli avanguardisti di Trento, cioè lui e Cristiano Decker. Era un altro ufficiale dell'arma in contatto con un gruppo terroristico, sostanzialmente.
Vabbè, poi c'era praticamente su chi è altro ufficiale affidabile, uno poteva essere il capitano Delfino, Raffaele Delfino, ma erano vari, c'era il Dovidio, Giancarlo Dovidio, quello che comandava la compagnia di Camerino, l'artefice poi della provocazione di Camerino. Comunque Santoro era considerato una persona affidabile. Sì, sì, adesso ci arriviamo. Se consente l'operazione di Camerino, arriviamo. Ma direi il MAR alla fine ce l'ha descritto che cos'era? Il MAR era un'organizzazione politica che attraverso attentati destabilizzanti, ad esempio l'incendio alla Pirelli quando morì nell'opera di spegnimento, l'opera di Gianfranco Carminati, doveva praticamente giungere a un colpo di Stato. Era una struttura che dipendeva dal Ministro dell'Interno. E questo lo dico con certezza oggi, perché nel 92-93 il capitano dei Carabinieri Giraudo, al quale io parlai, andò a cercare il nome di un certo Motta, perché a me Gaetano Orlando nel carcere di Palma aveva detto Motta, lì c'era un generale degli Alpini, Giuseppe Motta, che è stato sempre uno dei loro. Ma non è detto che ce ne sia solo uno di Motta, ce ne possono essere due. Uno anche al Ministro dell'Interno. E di fatti c'erano, Giraudo accertò che c'erano due Motta al Ministro dell'Interno, un questore e un prefetto. Però a distanza di 20 anni non ha potuto fare nient'altro. Comunque era riferita al Ministro dell'Interno e per questo contrastata da SID. Il SID cercò di eliminarla nel 1970, ci furono gli arresti, poi il processo era trasferito incredibilmente a Lucca e poi SID li accostò. L'operazione del marzo del 74, che porta all'arresto di Pomagale nel 9 maggio del 74, e il SID Carabinieri. Ecco, senta, Presidente, Signore della Corte, su questa vicenda noi produrremo tutti gli interrogatori o alcuni interrogatori di Gaetano Orlando perché diciamo, ha rese ampie dichiarazioni sempre al dottor Salvini su tutta la vicenda dei mari e su quello che in questo momento ci ha raccontato Vinci Guerra. Ecco, non è una propalazione che viene soltanto da Vinci Guerra, ma lo stesso Orlando negli anni 90 prese le distanze e raccontò esattamente questi fatti. Senta, le risulta che Orlando andò poi in Sud America dopo il periodo spagnolo? Sì, sì. Dove andò, se lo ricorda? In Uruguay. In? Uruguay o Paraguay, ora non mi vorrei confondere, comunque stava lì con Elio Massacrante. Bolivia, se le dico Bolivia, se lo ricorda? No, Gaetano Orlando in Bolivia non mi risulta. Non se lo ricorda la Bolivia? No, io ho parlato con Gaetano Orlando nel carcere di Palma. No, nel Paraguay quindi. E mi ha parlato del Paraguay. Esatto. Se è stato in Bolivia, probabilmente ha preferito non dirmelo. Però a me, con me ha parlato del Paraguay, non della Bolivia. Infatti andò nel Paraguay, ha ragione. Mi sono... Ha ragione. Lei ebbe modo di vederlo in Sud America durante la sua permanenza in Sud America? No. Non l'ha visto. Perché lei in Paraguay non c'è mai stato. Non avevamo più contatti praticamente. Alla fine c'eravamo un po' sparsi, no? Esatto. Piero Carmassi, lo conosce, lo ha conosciuto? Sì, lo conosco. Dica chi è, a quale delle due organizzazioni apparteneva? No, Carmassi è un esponente di Avanguardia Nazionale di Massa Carraro. È un operativo. Si ricorda di quale gruppo era di Avanguardia Nazionale? Di quale città faceva italiana? Faceva parte del gruppo Toscano. E dove l'ho conosciuto lei? E io l'ho conosciuto in Spagna. In Spagna. Ha raccontato un episodio particolare che è relativo a una professione che svolse in Spagna come guardia del corpo. Sì, lui poi è diventato guardia del corpo di Sisto di Borbone Parma. Sì, Carmassa aveva una forza fisica fuori del comune, definire eccezionale. Sì, ci sta. Senta, invece rispetto Carmassi. Non si è capito il nome della persona in cui era guardia del corpo del principe Sisto di Borbone Parma. Faccia portare.
Ecco, le risulta che Carmassi nel periodo spagnolo abbia incontrato anche Stefano delle Chiaie? Sì, certo. Sì, sì. Perché in Spagna voi esattamente dove stavate? Che appartamento utilizzavate? Siamo stati a Barcellona, poi siamo stati a Madrid. A Madrid avevamo un appartamento in Avenida Manzanares, poi ne abbiamo avute almeno altre due. Ora, ecco. Non ricordo l'ubicazione, lo dico sinceramente. Barcellona e Madrid, due città. Esatto. Le sa che rapporto c'era tra Carmassi e delle Chiaie? Era un buon rapporto. In Spagna era un buon rapporto. In Spagna c'era un buon rapporto. Sì. Anche precedentemente, era un uomo di delle chiaie, Piero Carmassi. Sa mica se gli fece anche da autista, le risulta questa cosa? Gliel'abbiamo già chiesto. Guardi, delle chiaie e Piero Carmassi, Antonino Fiore, con delle chiaie erano stati insieme in Costa Rica. Dove penso che abbiano preso parte a qualche operazione antiguerriglia o di guerriglia, qualcosa di antiguerriglia molto probabilmente. Quindi i loro rapporti erano buoni. Bene, del gruppo di massa lei ha conosciuto solo Carmassi o anche altre persone? Del gruppo di massa solo Carmassi. Eh? Del gruppo di massa soltanto Carmassi. Soltanto Carmassi, quindi ecco, per esempio Firomini lei l'ha mai sentito? Chi? Firomini Giulio. No. Ecco, su questo punto diciamo lei... Non è che ha conosciuto tutti gli appartenenti e gli adepti della Guadalupe? No, non avrei mai potuto conoscerli tutti. Perché è un'affermazione che ha già fatto nel corso del procedimento Cavaldini, in cui ha detto io non ho conosciuto tutti quelli di Avanguardia Nazionale perché il mio rapporto era soprattutto con delle Chiaie e Tilger. E poi sono stato più tempo all'estero che in Italia. Ho passato più tempo all'estero che in Italia, quindi... Ma mi conferma che il suo rapporto, diciamo, preferenziale era con i vertici di Avanguardia Nazionale, quindi con Tilger e delle Chiaie. Ma guardi, stabilito questo rapporto, diciamo, di amicizia, quindi anche non solo un rapporto politico, un rapporto umano con Stefano delle Chiaie, è chiaro che evidentemente lui era il punto di riferimento. Bene. Ascolti, Cauchi l'ha conosciuto? Chi? Cauchi, Augusto Cauchi. Sì, l'ho conosciuto. Faceva parte di AN o di ON? No, faceva parte di Ordine Nuovo. Di Ordine Nuovo. Io l'ho di conosciuto quale... in Spagna e poi l'ho rincontrato in Cile. Di Ordine Nuovo, toscano detto? Toscano, sì. Toscano. Ecco, Cauchi, lei quando lo conosce? In Spagna. In Spagna. E lo ritrova anche in Sud America poi? Sì, lo ritrova. Perché in Spagna ha avuto dei rapporti particolari con Cauchi oppure... In Spagna abbiamo avuto, a dire la verità, rapporti sporadici, perché lui appunto aveva il suo appartamento, non era di Avanguardia, quindi non aveva con noi. In Cile e poi in Argentina abbiamo avuto rapporti più ovvi, più stretti, perché eravamo lì. Ecco, ricordiamo prima che lei ha detto si è trasferito in Cile nel 77, poi nel 78 andò in Argentina, se non ho capito male, nei suoi spostamenti in Sud America. Quando sono andato nell'estate del 77, in giugno del 77, sono arrivato in Cile, ho trovato già lì Augusto Cauchi. Ecco, le riferì Cauchi dei suoi rapporti con Licio Gelli? No, nel senso, mi parlò di Gelli. Okay. Ma non come gran maestro, come persona che dava chissà che soldi, come un finanziatore, me ne parlò come si parla di un industrialotto. E che cosa le disse di Licio Gelli? Che cosa le disse di Licio Gelli? Se ne parlò in questi termini, nulla di straordinario, nulla che potesse colpirmi. Il microfono, per favore. Nulla che potesse, diciamo, impressionarmi in maniera particolare. Gli industrialotti che ci dà, che versavano soldi. Modeste, somme modeste c'erano tante in quel periodo. Ecco, però, guardi, Vinci Guerra, lei in un verbale reso il 12 maggio 92 davanti al dottor Grassi ha dichiarato una cosa, diciamo, un pochino più spinta rispetto ai rapporti tra Cauchi e Gelli, perché ha detto... Come ho già detto in altre dichiarazioni, il Cauchi mi ha parlato dei suoi rapporti con Gelli, col quale avevo un rapporto personale...
Sì, no, cioè, diceva che era un industriale toscano che gli dava piccoli finanziamenti nell'ordine 50. Cioè. Un rapporto personale non ha significato che Gauke avesse conoscesse effettivamente chi fosse Celle. Rapporto personale è quello che va a casa di Celle, sì, chiede un aiuto, un contributo finanziario, questo prende l'idea, magari comoda, gli offre il caffè, gli può offrire il caffè e poi gli dà magari le 50.000 lire, le 100.000 lire, capisce? Quindi non è... Quindi confermo che sì, ma è un aiuto alla memoria, se non è che le sto dicendo che sta dicendo una cosa sbagliata, è solo un aiuto alla memoria perché sono passati sì, tanti no, anni, lei ha reso decine e decine di verbali. Lui sostiene che quel verbale lì non contraddice quello che ha detto. No, esatto, infatti. Perché il rapporto personale non cambia niente, insomma. Ok, ecco, sempre in questo verbale dice che avrebbe appreso da Cauchi che Gelli era un punto di riferimento per Cauchi. Dice esattamente, Gelli era per il Cauchi un punto di riferimento, il Cauchi frequentava l'abitazione, eccetera. In questo senso, punto di riferimento, cioè se aveva bisogno di qualcosa, Gelli poteva intervenire. Le ribadisco, Cauchi non mi ha mai parlato del Gelli che abbiamo conosciuto dopo. Comunque lo dico in maniera proprio sincera, Gauke è una figura sopravvalutata dell'ambiente toscano. Se Gelli aveva contatti, aveva contatti con chi dirigeva, con quei dirigenti di Ordine Nuovo, non con Gauke. Gauke il contatto vero ce l'aveva con il federale di Arezzo, col quale si scriveva il codice anche dalla Sud America, con Oreste Ghinelle. Quello era il contatto vero di Cauchi. Ecco, senta, di Gelli ne parla anche con Giuseppe Pugliese. Esatto. Ecco, chi è Giuseppe Pugliese e in che termini parla di Gelli con Pugliese? Era un esponente del Movimento Sociale Italiano, passato poi a Ordine Nuovo, dirigente di Ordine Nuovo, e negli anni è divenuto, diciamo, un quadro occulto di Ordine Nuovo che aveva responsabilità anche in Toscana. Quindi era un quadro occulto di Ordine Nuovo, detto. Esatto, un quadro coperto di Ordine Nuovo. Quadro cosa significa? Che era i vertici, questo significa? Beh, era, no, diciamo, non lo spieghi perché io lo era, so, ma era magari... ad alto livello, diciamo che era il braccio destro di Clemente Graziani, a cui era molto legato. E Pugliese potrebbe aver avuto rapporti proprio con Licio Celle, perché quando a Viterbo abbiamo avuto una discussione amichevole sui fascisti e i servizi, ho ricordato a Pugliese che Celle aveva tradito. Celle collaborava con noi, i servizi segreti inglesi e americani, e la risposta un po' risentita di Pugliese fu: e se l'avesse fatto per ordine personale del Duce? Frate che, insomma, che mi ha fatto intendere che Pugliese a Gelli ci tenesse un po'. Secondo me chi poteva essere il tramite? Il tramite non era un Gauke, era Giuseppe Pugliese. Sì, no, ho capito bene. Pugliese aveva dei rapporti anche con Paolo Signorelli, sì? Le risulta questo? Le risulta, dico, ho fatto il segno che non viene registrato. Pugliese aveva un rapporto ovviamente anche con Paolo Signorelli, come con tanti altri militanti e dirigenti ordinovisti. Ecco, senta, Pagliai lo ha conosciuto lei? Sì, l'ho conosciuto. Anche riferisca a chi apparteneva, a quale organizzazione? Pagliai apparteneva alla Fenice. Alla Fenice di Giancarlo Rognoni. Era un uomo di Giancarlo Rognoni. Sì. E lei lo rivide anche in America Latina? Lo rividi in Cile. Quando arrivai, oltre a Gauke, c'era anche Pierluigi Pagliai. C'era? C'era anche Pierluigi Pagliai. Ecco, le risulta che lavorò con
personale dei servizi segreti del Sud America? Pagliai si trasferì in Argentina e ci risultava, perché poi ci fu una rottura fra Pagliai e Delle Chiaie, lui si andò a vivere a casa, diciamo, di un amico che lavorava per il servizio segreto dell'aeronautica militare argentina, e quello era il contatto con Pagliai. Poi si è trasferito in Bolivia, mantenendo comunque sempre questo contatto con il servizio segreto. In questo suo riferire, diciamo, dice anche di un litigio che ci fu con Delle Chiaie. Di uno? Di un litigio che ci fu con Delle Chiaie. Sì, Stefano in Bolivia. Per le modalità di un interrogatorio. Stefano alla Pazzo incontrò Delle Chiaie all'interno, nei sotterranei, non so di quale comando militare o di polizia, nel quale Pagliai stava partecipando alla tortura dell'uomo. Questo lei da chi lo ha saputo? E Delle Chiaie l'ho preso a schiaffi. L'ho preso a schiaffi, ma poi dovette incautelarsi, perché Pagliai ormai in Bolivia si era fatto il suo giro di amicizie nell'ambito della polizia. Quindi Delle Chiaie, dopo averlo preso a schiaffi, dovette cautelarsi per evitare che Pagliai potesse fare qualcosa contro di lui. Bene, ma quello che mi interessava capire è questo. Com'era possibile, chi era il tramite che consentiva a Pagliai, ma anche a Cao, che poi ci torniamo, di lavorare con i servizi sudamericani? Com'era possibile che Pagliai, che era un latitante all'estero, potesse lavorare per i servizi sudamericani? Chi è che faceva da tramite? Chi è che lo inseriva in questo mondo? Guarda, lei tocca un tasto che in effetti non ha mai trovato una risposta precisa. Cioè, noi siamo stati in contatto, io parlo dell'estero, sì. non dell'Italia, ma parlo dell'estero, quindi spagnoli, cileni, argentini, erano tutti servizi segreti che avevano ottimi rapporti con quelli italiani. Ma però non conosco chi abbia mai introdotto Stefano, va bene, in questi servizi. Quando lei parla di Stefano Delle Chiaie, che aveva contatti con questi, col personale dei servizi segreti sudamericani. Sì, non era un segreto. Se poi Pagliai aveva trovato la strada per conto suo col servizio segreto dell'aeronautica, come l'ha trovato poi in Bolivia, non lo so, può anche darsi. Ecco, le risulta che anche Cauchi lavorò per la DINA, che anche Cauchi lavorò per la DINA. Chi? Augusto Cauchi. Cauchi lavorava al reparto computer della DINA. Non è stato Delle Chiaie a mettercelo, non ho mai capito come ha fatto ad arrivarci. Non è stato Delle Chiaie a metterlo lì, eh? Spieghi chi è la DINA per la Corte, perché eh? La DINA, spieghi chi è, per che la cos'è. La DINA è il servizio segreto direzione dell'intelligenza nazionale. Era il servizio segreto del regime di Pinochet, diretto da Manuel Contreras. Gauchi entrò, io lo trovai che lavorava già al reparto computer della DINA. Immagino che la scelta di andare in quei posti lì dipendesse anche dal fatto che c'erano dei regimi. Ecco, però questa è una cosa... coerenti con le vostre idee. Più che regime, no, ma era una scelta che derivava dal fatto che c'era la certezza di trovare appoggio e coperture, cioè di poter fare la latitanza, sia in Cile che in Argentina. Però i generali cileni non sono gli equivalenti dei generali italiani dal suo punto di vista? No. Sono equivalenti nella misura in cui i generali cileni hanno fatto un golpe con il consenso, va bene, l'input degli Stati Uniti d'America. E quando gli Stati Uniti hanno preteso da Pinochet la consegna di Andre Tolle, il regime cileno ha dovuto piegare la testa, perché chi comandava in Cile era l'ambasciata americana, non era Pinochet. Quindi esattamente quello che lei sostiene rispetto alla strategia della tensione italiana. In quegli anni lì gli Stati Uniti avevano praticamente il controllo dell'America Latina, con la scusa del combattimento antisoppressivo. Quindi la tua presenza lì e la sua
permanente. Era l'anticomunismo, non era il fascismo, era l'anticomunismo che apriva la strada. È una cosa un po' diversa. Bene, senta, lei ha introdotto, ha fatto adesso un nome che è quello di Tonley. Okay, vuole riferire chi è questo Michael Tonley? Tonley era un americano naturalizzato naturalizzato cileno, va bene? Sì, certo. Che lavorava per la DINA, è il suo lavoro, diciamo, più migliore, il più indicato, era quello del killer del servizio. Era uno dei killer del servizio segreto cileno. Questo era Andrew Tonley. Ecco, Tonley a un certo punto fu estradato, diciamo così, fu ripreso dagli americani. Si ricorda questo episodio che ci ha raccontato? Fu estradato negli Stati Uniti, sì, quando praticamente ci fu un cambio. Gli Stati Uniti imposero un cambio del comportamento di Pinochet e del regime cileno. Fecero sciogliere la DINA, crearono il CNA, Centrale Nazionale di Intelligenza, al comando di un generale, il generale Mena, che era nemico di Contreras. Quando imposero questo, gli Stati Uniti presero come pretesto la certezza che Mike Tonley, Andrés, aveva ucciso il ministro cileno Orlando Letelier a Miami insieme alla sua segretaria. Quindi ne chiesero l'estradizione. È lì che si vede, diciamo, la debolezza del regime cileno di Pinochet. Perché io andrei a parlare con Mike Tonley il giorno prima che venisse estradato. Mi disse: guarda Andrés, che qui non hai più prospettive. Ecco, senta, possiamo aiutarti in Argentina. La risposta fu no. Tengo la parola di Miguel Aral, che non mi vanno a consegnare lo Stato Unidos. La mattina dopo era sull'aereo con due agenti dell'FBI che lo portavano a pagare. Non potevo opporsi in Cile alla volontà degli Stati Uniti. Questa è la verità. Ecco, senta, dopo l'estradizione, voi avete ricevuto anche i saluti di questo Tonley. Chi ve li portò? Racconti questo episodio. I saluti di Tonley giunsero in Argentina tramite gli agenti dell'FBI, che non li affidarono direttamente, lo diedero direttamente a Stefano. Li fecero avere tramite un capitano del servizio segreto argentino. Comunque erano due agenti dell'FBI, gli stessi che avevano scortato Tonley, che era un residente a Buenos Aires, i quali dissero: Tonley, mandi saluti ai camerati italiani che stanno in Argentina. Quindi non c'era questa ricerca di latitanti, Presidente. Non c'era. Bene, su questo personaggio torneremo dopo aver parlato di Via Sartorio. Riprendiamo l'elenco. Le faccio una domanda su Luigi Falica, di cui lei ha fatto il nome all'inizio del nostro interrogatorio. Stefano si arrabbiò con Paolo Signorelli perché l'ha portato in Via Sartorio, dicendo: ma lo sa che lavora per i carabinieri, ecco, quindi, perché ce lo porta qua. Bene, allora dobbiamo introdurre Via Sartorio. Che cos'è Via Sartorio e che cosa accade in Via Sartorio tra l'1 e il 2 dicembre del 75? Via Sartorio di Roma. Roma. Era un appartamento di avanguardia nazionale, un appartamento ovviamente coperto, nel quale abitava Stefano Delle Chiaie, nel quale ci siamo, poi sono, da settembre del 75 ci ho abitato anch'io. Quando ero latitante. Quando lei rientra dalla Spagna, esatto, la prima volta? Dalla Spagna mi sposto a Roma e vado ad abitare in Via Sartorio. Sono passato un po' tutte, anche con Cutelli, passo per quell'appartamento, c'è stato almeno una quindicina di giorni. E poi praticamente il 2 dicembre del 75 ci fu un'operazione fatta dai carabinieri. Però, va bene, è stata sempre attribuita un'azione contro l'avanguardia, invece non fu così. I carabinieri, quindi il SID, non agirono contro l'avanguardia, contrariamente a quello che può sembrare, e glielo dico con un dato di fatto,
via Sartorio è parallela alla via in cui abitava Luca e Carolina Casala, che stavano tutti i giorni a casa nostra e noi andavamo tutti i giorni a casa loro. I carabinieri che piantonavano, controllavano l'appartamento, stavano nella piazza dove si andava, praticamente si attraversava la piazzetta e si andava a casa dei Casala. Non hanno mai agito contro loro. Un motivo c'era preciso, che il giorno dopo iniziava il processo d'appello per Pesiano. Quindi il sospetto che già allora c'era uno scontro in atto all'interno dei servizi e dei carabinieri, cosa fare nei miei confronti? Allora, andiamo con ordine. Dunque, lei in questo appartamento, lei ha riferito due episodi, uno relativo all'1 dicembre, quando si svolge una riunione corposa dentro... Il primo dicembre, sì. Esatto. Vuole riferire chi c'era? Non tutti e 30, ma grosso modo qual era l'oggetto di questa riunione che ci fu e che cosa accade poi il 2 di dicembre? Beh, dicembre sera c'era un bel numero di persone, compreso Massimiliano Pecchini, che sì, venne pedinato da noi, Paolo Signorelli e altre persone. L'appartamento era sotto il controllo dei carabinieri, che non sono intervenuti. Ecco perché le dico, poi l'operazione non è come sembra. L'appartamento, io che l'appartamento era sorvegliato, me ne ero accorto 3-4 giorni prima e ne ho parlato con Tilger. Ho detto: guarda piano che l'appartamento è sotto controllo. Gli ho anche indicato più o meno dove stavano, no? Lui mi ha detto: no, non credo, non è possibile. Ha detto: Adriano, guarda che non mi sbaglio, dico che l'appartamento è sotto controllo. Mi disse: vabbè, comunque tanto fra un giorno o due ce ne andiamo. E invece poi scattò l'operazione. Ecco, quindi l'1 dicembre c'erano personaggi sia di Ordine Nuovo che di Avanguardia Nazionale. Sì, all'interno che di Avanguardia Nazionale, chiaro, perché in quel momento, va bene, si era creata una collaborazione tra i due gruppi, quindi ormai le riunioni erano miste. Siamo nel 75, siamo alla fine del 75. Il punto di riferimento per tutti, per un certo periodo, è stato Paolo Signorelli. Che l'1 dicembre era presente dentro, sì. L'1 dicembre era in appartamento. Ecco, il 2 dicembre invece chi viene arrestato a seguito di... Il 2 dicembre siamo arrestati io, Giulio Crescenze, Bruno Di Luia, Adriano Tilger e Graziano Gubini di Ordine Nuovo. Quindi erano 4 di Avanguardia Nazionale e 1 esatto, di Ordine Nuovo. Ma perché eravate latitanti? Gubini era latitante, Tilger e Di Luia erano latitanti perché era stato speccato e mandato in cattura contro quelli di Avanguardia, quindi si erano rifugiati nell'appartamento. Quindi Tilger e Di Luia erano latitanti di Avanguardia, Gubini e Graziano avevano mandato di cattura da Perugia per Ordine Nuovo, per fatti inerenti, diciamo, la fabbricanza in Ordine Nuovo, quindi era latitante. Quindi erano 3 latitanti. Lei non era latitante? E Bruno Di Luia. No, io ero praticamente... Non ero latitante, bevevo lì. E veniva arrestato per quale motivo? Beh, chi per, io? Per favoreggiamento. Per favoreggiamento. Per favoreggiamento. Ah, esatto. E anche detenzione di armi, perché trovarono... No, detenzione di armi, a dire la verità, li trovarono un detonatore a fulminato di mercurio in un cassetto chiuso a chiave. L'accusa infatti poi cadde, perché i carabinieri lo fecero detonare senza avvisare la difesa. Quindi lei fu arrestato per favoreggiamento e rimase in carcere fino al marzo del 76. Sì, da dicembre a marzo, del 75 a marzo del 76. Ecco, senta, in quella abitazione di via Sartorio era frequentata anche dall'avvocato Menicacci? L'avvocato Menicacci è stato sempre un amico storico di Stefano. E vi difese anche in quel frangente oppure no? No, Menicacci no. Chi è che prese le vostre difese in quello? Arcangelo, Paolo Vitale. Beh, poi a Pio Sartorio intervenne anche l'avvocato Maria, Ditta Maria. Menicacci no, però veniva nell'appartamento, vero? Menicacci frequentava l'appartamento di via Sartorio, se le si ricordi? Non se lo ricordo. Stavo lì, ma non è che sapessi che chi praticamente... So che è sempre stato in ottimi rapporti con Stefano, però che fosse l'intestatario o meno di dell'appartamento, non questo. Ecco, sa perché le faccio questa domanda? Perché in una lettera che lei scrive a Leda Inelli, adesso gliela trovo,
lettere. Chi era Leda Minetti, intanto, se lo vuole riferire alla Corte. Chi era Leda Minetti? Lo dica pure alla Corte. Era la compagna di Stefano Rodriguez. Ecco, lei scrive il 15 novembre del 1988, dice questo: per Menicacci ti prego di cercare di toglierlo di mezzo il più diplomaticamente possibile, per evitare traumi, ma di toglierlo perché con lui accanto non potranno che esserci problemi per tutti e per tutti coloro che non hanno tradito un'idea. Menicacci. Perché era questa affermazione? Menicacci era stato uno dei testimoni forniti dal servizio segreto militare, dal generale Giuseppe Santovito, alla magistratura veneziana contro Cicuttini e contro di me. Quindi è chiaro che io individuo in Stefano Menicacci un nemico, no? Un delatore. Lo difese Stefano con me. E una volta che Menicacci venne nell'aula della Corte d'Assise, cercò di parlare con me, ma io ovviamente rifiutai. Esatto. Ecco perché ne parlo così con lei, pare scrivere da lì da Minetti. Per me un delatore, no? Ecco, senta, le risulta che Menicacci aderì a quel partito a cui ho fatto riferimento prima, di Democrazia Nazionale, quindi, si chiamava quello, la scissione dall'MSI. Democrazia Nazionale. Esatto, di Mario Tedeschi. Stefano Menicacci stava da quelle parti lì. Stava dalla parte di, sì, esatto, di Mario Tedeschi. Ecco, senta, con riferimento, faccio una domanda che forse è la prima volta che le fanno. Lei ha conosciuto il senatore Mariani? Il senatore Mariani lo ha conosciuto? No. Non l'ha mai conosciuto, non sa. Ecco, l'appartamento di via Sartorio era frequentato anche dall'avvocato Minghelli. Sì. Lei l'ha conosciuto, quindi, Minghelli. Ecco, vuole riferire un episodio particolare di cui ha parlato dell'avvocato Minghelli, che le propose alcune iniziative? No, non le propose a me, fu semplice. Stefano delle Chiaie, approssimandosi il processo di appello per il dirottamento aereo, chiese all'avvocato Minghelli se poteva fare qualcosa. Ma Minghelli era iscritto? Minghelli, ebbene, credendo che il processo d'appello si svolgesse a Udine, sì, gli rispose: non c'è problema, ci sono due fratelli dalla nostra loggia, ci basta una telefonata. Ho capito, quindi Minghelli era iscritto alla massoneria? Era il segretario della loggia P2. Quando delle Chiaie gli disse: no, guarda, mi ha detto Vincenzo che l'appello è a Trieste, non a Udine, Minghelli alzò le spalle e disse: va, mi dispiace, anche lì abbiamo dei fratelli, ma non sono della nostra loggia e quindi non penso che si possa fare qualcosa. Ma per Udine si poteva fare con una telefonata. Con una telefonata facile, diciamo. Questo è quello che le riferì delle Chiaie per il suo colloquio con Minghelli. Esatto. E lei in quel periodo aveva in corso il processo d'appello di Ronchi dei Reggiani? Era prossimo ad arrivare il processo d'appello per il dirottamento aereo. E per quel processo non era detenuto? No, io ero stato assolto, Presidente. In primo grado ero stato assolto. Esatto. Per questo ero anche rientrato in Italia e non ero ricercato. In secondo grado sono stato condannato a 11 anni. Ecco, l'appartamento di via Sartori era frequentato anche dall'avvocato Arcangeli. Sì. Vuole riferire che occasioni l'ha visto, se c'è stato qualche scambio particolare? Visto in ufficio, l'ho visto al processo che ci fecero uno dei difensori per via Sartorio. Lui e Paolo Vitali, diciamo, erano molto impegnati nella difesa, ma anche, diciamo, erano considerati due militanti attivi, non dico di avanguardia, ma dell'ambiente di genere, no?
chi, scusi, ho perso il passo, chi erano considerati elementi attivi di Avanguardia Nazionale? Sia Giorgio Arcangeli e Paolo Vitale non erano considerati, solo avvocati, erano avvocati, sì, che difendevano, certo, i camerati, ma erano anche persone che venivano considerate come militanti. Bene. Ecco, senta, le volevo chiedere questo. Vi difesero anche Arcangeli prese le difese di Cicuttini nel processo di Peteano. Come? Arcangeli difese Cicuttini in Peteano, per la vicenda di Peteano. No. Te le ricordi? No, lo difese per il dirottamento aereo. Per il dirottamento aereo. Per il dirottamento aereo. Ok. Ecco, senta, siccome siamo in via Sartorio e lei prima ha parlato di Tonley, le vorrei ricordare questa vicenda, che è la vicenda Layton. Adesso lo spieghiamo alla Corte, se, no, se siamo stanchi possiamo interrompere. Lei, Bernard Layton, l'ha mai sentito nominare? Sì. Chi era? Lo spieghi alla Corte. Era il presidente della Democrazia Cristiana Cilena, venuto in esilio a Roma insieme alla moglie Rita. E fu un oggetto di un attentato che fu preparato in via Sartorio. Oh. Lo so, cioè, bisogna che la Corte conosca queste cose. Allora, questo Layton era un oppositore del regime di Pinochet. Era presidente della Repubblica Cristiana, era ovviamente un oppositore, e le dirò che quando Stefano tornò in Cile, va bene, Pinochet lo ricevette, lo abbracciò e gli disse: lastima, este viejo non quiere morir. Peccato, questo vecchio non vuole morire, questo, perché Bernard era rimasto vivo. Questo lei lo ha sentito, era presente a questo incontro? No, ero presente all'incontro con Stefano e Pinochet, me l'ha raccontato Stefano. Questo tentato omicidio, duplice tentato omicidio, fu preparato in via Sartorio, ha detto lei, no? Sì, quella era la base, lì si sono trovati i Tolli, si sono trovati con Cutello, insomma si sono trovati le persone che poi hanno operato. Ecco, che le risulti, ci fu un'operazione di depistaggio per questo attentato omicidio, cioè indirizzare le indagini su un certo gruppo e invece... Quella fu un'operazione concordata fra la DINA e il SID. E cioè la riferisca e poi ci dica anche no, il perché. Ho saputo dopo che c'era... Cosa ha saputo c'era dopo? L'attentato quando fu fatto? L'attentato venne fatto nell'ottobre del 75. Esattamente. E consistette in cosa consistette? Spararono la testa di Bernardo e della moglie, però rimasero vive entrambe. Mentre camminavano. Per favore risponda nel microfono, grazie. Grazie. Come fu fatto? Gli spararono mentre erano per strada, in macchina? Per strada. Gli spararono in testa. E sopravvissero. Chi sparò? Non mi ricordo se chi materialmente, credo con Cutelli che sia stato materialmente l'autore. Credo che l'abbia anche detto con Cutelli. Comunque, fecero questa operazione e solo dopo io venne a sapere che il SID stava cercando di attribuirla a un movimento di sinistra, alla schierda rivoluzionaria, qualcosa del genere. Evidentemente l'ha concordato con il SID. Il piano. Perché dice questo? In base a che cosa dice questo? Racconti come, diciamo, lei arriva alla conclusione che c'era stato questo depistaggio del SID. Alla conclusione che il SID ovviamente collaborava con la DINA. Bene, ma c'è un episodio particolare? C'è un episodio particolare che... Me lo ricordi, guarda, in questo momento sarà anche per la stanchezza, perché sei stanco. Mi ricordo che da stamattina, certo, che io e Biancetti siamo in giro. Allora le dico quello che diciamo risulta. Qualche giorno dopo erano state rinvenute o fatte rivenire a Roma alcune armi in un appartamento in zona Portuense e all'interno di una roulotte vari documenti, fra cui uno che rivendicava l'attentato a Layton, materiale tutto attribuito ai NAP, ai Nuclei Armati Proletari. È proprio il rinvenimento di questo biglietto che a lei fa scattare la preparazione all'interno di via Sartorio, perché quel biglietto era stato sequestrato in via Sartorio e c'era la mappa di dove c'era questa roulotte, dove furono fatte rinvenire delle armi
falsamente attribuite nella disponibilità dei NAP. Sì, ora mi ricordo. Ricorda? Ecco, adesso che gliel'ho letto vuole conferma questo episodio. Sì, sì, lo confermo. Lo confermo. Che ci fu un depistaggio verso i NAP, ma in realtà il tentato omicidio dell'oppositore cileno era stato ideato all'interno di Via Trattorio. Fu un favore fatto a Pinochet. Bene. Io immagino sia ancora lungo questo interrogatorio. Abbastanza. Se volete ci fermiamo, lo proseguiamo. Devo dire che sono stanco anch'io, Presidente, perché è veramente complicato. Ci fa la cortesia di tornare. Sinceramente, in tutta sincerità, ero venuto in quest'aula un po' con la cattiva intenzione di non rispondere, ma non nei vostri confronti, o nei confronti di suo della Corte, Presidente. E che siamo da stamattina, e dico a parola plurale perché ovviamente ci sono anche gli accenti che mi scortano, a da stamattina che siamo in giro. No, ma infatti io... Noi... Non è che possiamo, no, ma noi vediamo che possiamo andare a prendere il caffè. Probabilmente nella programmazione abbiamo sbagliato qualcosa. Direi che se noi lei ci fa la cortesia, visto che è stato così gentile finora, di tornare. Presidente, scusa, non è possibile perché ormai, dopo tanti anni che sono in carcere, non è che sia molto informato. Ma la videoconferenza non è possibile. Fare la videoconferenza da opera che so Vinci Guerra deve avere pazienza, purtroppo no, perché lei è sono il dottor Chiandi. Vinci Guerra, com'è? Sono io che le sto parlando. Sto dicendo che se non erro no, perché lei è teste e non è imputato. Se fosse imputato poi potremmo sentirla anche per videoconferenza. Purtroppo dobbiamo scomodarla e farla venire qua. Sentiamo subito, non la facciamo aspettare. Tenete presente, tenga presente, presente. Che purtroppo gli anni sono passati anche per me, oggi ho 72 anni. Dopo quasi 42 anni in carcere, non è che il fisico sia il migliore. Capisco. E oltretutto la stanchezza comporta anche perdita di lucidità, perdita di memoria. Quando rispondo alle domande vorrei essere nel pieno. Allora noi fissiamo alle 9, alle 10 del mattino. Quando? Le lasciamo qualche giorno di riposo, una settimana? Va bene. Che dite? Certamente. No, ma si può fare, sì, va bene. In modo che perché ora ritorna, si riposa qualche giorno e poi riprende. No, qualche giorno e si può, va bene? Benissimo. Sì, grazie. Allora, mi piace che abbia atteso, ma sì, lì abbiamo commesso noi un po' un errore di programmazione, però, perché lei viene da lontano, probabilmente doveva essere ripeto, sentito subito. È un fattore. Siamo arrivati, guardi, Vinci Guerra, lei ha raccontato tante cose interessanti, siamo arrivati sul più bello, adesso non ci privi del resto, della conclusione. Chiedo scusa, Presidente, l'errore è stato nel considerare già subito che l'esame del test Vinci Guerra avrebbe avuto uno svolgimento di almeno due udienze e quindi avevamo fissato un inizio pomeridiano per poi rinviarlo. Non sapevamo di questo disagio perché altrimenti ne avremmo tenuto conto. Quindi noi davamo per scontato, sì, che un esame, certo, non semplice, non limitato a un'udienza, solo che non abbiamo tenuto conto di questo particolare, ci scusiamo di questo. No, ma si può fare anche per qualche giorno. Certamente, sì, sì. Certamente. Allora, un giorno, un'udienza in cui riusciamo a riservarla a lui e a poco altro, insomma, comunque. Vinci Guerra alle 9:30-10, partiamo con lui. Ho l'idea, perché dobbiamo fare i conti anche con quelli che abbiamo già citato, con il programma che abbiamo fatto, mi sembra, per il 9 giugno. Sì, c'è già il professor Giannulli e forse si dovrebbe 9 finire. 9 giugno è venerdì, quindi ci potrebbe essere il mercoledì successivo. Ecco, forse il mercoledì successivo potremmo fare. 14. Perché noi abbiamo il 4, l'abbiamo già coperto il 4 giugno? Il 4 no, perché non poteva... Ecco. Il 4 è libero. Il 4 è libero. Non so se è troppo presto. Il 4. No, per carità. Allora, se il 4 è libero... Allora, se il 4 è libero... Il 4 giugno va benissimo. A che ora partiamo con lui, quindi... Non lo so, voi venite la sera, la mattina? Perché... Venite la sera, lei rimane qua? Noi facciamo il viaggio diretto dal carcere di opera
al Tribunale di Bologna. Quindi magari lo possiamo sentire non alle 9:15, alle 10, che dice. No, ma anche, no, ma anche alle 9, perché eventualmente gli agenti partono qualche mezz'ora prima. Facciamo 9:30, così non vi affrettate. Facciamo le 9:30, va bene. Perché il viaggio è diretto, capisce? Per questo oggi io non sono ubicato nel calcio di Bologna. Va bene, con l'opera. Noi siamo venuti a trovarla, no? Ma noi come magistrati tutori potevamo farlo, qui è una corte d'assise più complicata. Quindi... Va bene, allora abbiamo detto il 4 giugno alle 9:30, va bene anche per i difensori? Va bene. Va bene. Ma dipende, intanto, cioè, dalle un po' la procura generale, poi dipende anche dalle altre parti, poi non so. Mettete uno, due. Bisogna chiedere alle parti civili, alle difese, là, al pomeriggio qualche altra cosa, eventualmente, se no sentiamo solo lui. Avvocato Speranzoni, che dice? Ma è difficile fare. Io ho molte cose da chiedere al signor Vinci Guerra. Varie sono state chieste, altre saranno chieste. Credo. Per cui, cioè, io penso, in base anche alla capacità. Ma una giornata potrebbe bastare, oltre allora, a quella di oggi, una giornata potrebbe bastare. Una giornata basterà sicuramente. Allora, per 4 giugno iniziamo. Allora, la dedichiamo a Vinci Guerra. Sì, Presidente, quindi a questo punto noi non fissiamo al pomeriggio altro. Va bene così? Va bene così. Grazie. Va bene. Grazie, buon viaggio di ritorno. Grazie, buonasera. Buonasera. Grazie per la disponibilità, buon viaggio per voi che avete fatto una giornata faticosa. No, ma alla fine sì, dopo tante ore vediamo che tutti hanno già successo con noi un'altra volta. No, c'è anche da dire che rispetto ad altre occasioni di processi duri, insomma. Piuttosto le altre udienze, cerchiamo di riempirle, insomma, nei limiti del ragionevole. Vabbè. Dicevo, di programmare bene in modo da non avere vuoti d'udienza, insomma. Noi ci proviamo, poi arrivano i certificati medici. Lo so. Presidente, noi siamo pronti a fare una produzione e poi eventualmente ne discutiamo venerdì. Sono il materiale delle scorse udienze e gli allegati che abbiamo annunciato sostanzialmente. Bene, abbiamo un elenco già pronto. Penso anche lo facciamo adesso o lo facciamo la prossima volta? Come dice lei, Presidente? Niente, ormai venerdì mattina. Come dice lei? Venerdì mattina, va dai. 9:15 in punto. Per fare queste cose. Okay. E anche la relazione di Giannulli venerdì mattina. Quella è già pronta. È già pronta. Allora, questa, se ce la... Se volete anche immediatamente. Benissimo, allora quella la prendiamo perché è accessoria. Perfetto. All'esame. Come? Cosa ha messo? Vabbè, quella la. Ah, ma... Cioè, era insieme alle altre? Era in coda e allora a parte? Allora va bene. Ok, bene. No. Gallo, bravo, vedi però la prima. Ma doveva essere... Ma oggi doveva essere... No, è la...